o non mi manda via. Prova. In modo che fra qualche minuto possiamo cominciare. Sono io che parlo piano. Se mi si sente, vi auguro il buongiorno e vi chiedo di prendere posto in modo da cominciare più o meno per tempo. Si sente meglio con questo? Sì, forse sì. Signori, buongiorno, dicevo, vi chiedo di prendere posto in modo da cominciare fra qualche minuto. Non si sente? Parlo dentro, forse si sente un po' meglio così, ecco. Il decano dei professori ordinari dell'Ateneo, il professore Vincenzo Di Cataldo, si scusa, ma oggi è a Roma per una riunione al Ministero. Pertanto ha chiesto a me, sono Giuseppe Angirella, associato a Fisica, vicepresidente della commissione elettorale, ha chiesto a me di presiedere e moderare questo quarto incontro con i cinque candidati alla carica di rettore dell'Ateneo per il sessennio che comincia insomma quest'anno, nel 2019. Ringrazio tutti voi di essere intervenuti, ringrazio in particolare i candidati che interverranno oggi nel seguente ordine, il professore Purrello, il professore Priolo, il professore Barbagallo, il professore Cariola e il professore Calabrese. Conoscete ormai il format, l'ordine è quello diciamo sorteggiato dal decano, concordato con i candidati, e conoscete un po' il format di questi incontri. Questo è il penultimo, domani ci sarà l'ultimo ufficiale con gli studenti. Il format è quello che i candidati appunto presenteranno se stessi e il proprio programma in un tempo fissato di 18 minuti, e magari se siete d'accordo al quindicesimo vi avviso insomma che sta finendo il tempo. Successivamente avrete la possibilità di intervenire complessivamente per 20 minuti orientativi. La cosa importante è di contenere l'intervento di ciascuno in un periodo di 2 minuti, quindi magari l'ho visto fare, ve lo raccomando, scrivetevelo l'intervento così uno sa già quello che deve dire, e alla fine di questo question time diciamo i candidati avranno facoltà di rispondere complessivamente nell'ordine che ho detto inizialmente per un tempo ciascuno di 5 minuti. Ringrazio il dottore Ligresti che mi coaudiva dell'ufficio elettorale e invito il professore Roberto Purrello a iniziare questo incontro. Grazie. Grazie professor Angirella, grazie Giuseppe. Passiamo al più formale tu, visto che ce lo diamo sempre. Allora, prima di cominciare un pochettino a declinare quelle che sono le linee guida del mio... Mi si sente? Si sente bene? Così va bene? Ma devo urlare, ecco, qualcuno mi fa il cenno se poi non si sente, se man mano la mia voce scende, mi fate, fate un waving. Allora, sono Roberto Purrello, 63 anni, e ho dedicato la mia vita alla ricerca e alla didattica fino a circa 6 anni fa, quando ho deciso che era arrivato il momento di ringraziare il sistema per quello che mi aveva consentito di fare, un lavoro creativo, di ricerca e un lavoro di passione, di missione per la didattica. Sono di sicuro, io dicevo sempre, e mi pagano pure, cioè non solo riuscivo a fare una cosa che ha riempito la mia vita di significati, di creatività, di scommesse,
ma venivo anche pagato, quindi è il massimo, cioè avere un hobby per cui uno è pagato, insomma, è veramente una fortuna. 6 anni fa ho deciso di scommettermi dal punto di vista amministrativo, mi sono presentato alla carica di direttore, sono stato eletto, e dopo alcuni mesi sono stato eletto unico candidato al Consiglio Universitario Nazionale, e di recente sono stato, mi sono ripresentato alla carica di direttore e anche qui sono stato riconfermato, e sono stato riconfermato anche al Consiglio Universitario Nazionale. Il Consiglio Universitario Nazionale è un organo consultivo e propositivo del Ministero, quindi ho passato 6 anni al Ministero e in particolare sono stato componente della Commissione 1 per la fine dell'ultimo mandato e sono tuttora in Commissione 1. Perché lo specifico? Perché la Commissione 1 è la commissione che ha più stretto contatto con gli organi ministeriali, con il ministro in particolare e con il direttore dell'alta formazione universitaria, il dottor Valditara. E su questo infatti noi stiamo basando anche la rimodulazione del ruolo e del preruolo universitario, con un fortissimo obiettivo che è quello di annullare il precariato, le figure precarie nel ruolo, nel preruolo universitario. Fatta questa brevissima presentazione, a questo punto passiamo invece al vivo del mio programma. Essenzialmente la declinazione del mio programma si svolge con alcune parole chiave. La prima parola chiave è benessere. Non c'è nessun progetto di governo, né di Ateneo, ma niente, nessuno in genere, che non parte dal benessere dell'individuo. Il benessere dell'individuo si sente male, vero? Sì. E così perdiamo il benessere, però. C'è molto eco. C'è un cono? Non c'è un cono? Vabbè, ci proviamo. Se le parole arrivano distorto, penso che il programma non sia distorto da questo, semplicemente ad un effetto eco. Bene, allora, benessere. Il benessere dell'individuo è indispensabile. E il benessere dell'individuo è quello che poi... Pronto? Meglio? Ok. No? Va bene? Peggio. Allora, mi metto vicino a questo e vediamo se va bene così. Allora, benessere dell'individuo. Benessere dell'individuo è essenziale, perché dal benessere dell'individuo discende ovviamente la qualità della vita, di qualsiasi aspetto della vita, quella personale, ma quello che interessa a noi è quella lavorativa, perché noi, tutti quanti noi, passiamo tante ore qui dentro a sacrificarci e a lavorare, e quindi vogliamo che il nostro lavoro venga riconosciuto nella sua qualità. Dobbiamo essere messi nelle condizioni di dare il meglio di noi stessi. Quindi qualità di vita, qualità di lavoro. In tutte le parole, in tutta la declinazione del mio programma dovete leggere sempre in trasparenza benessere, perché questa è l'unica maniera per far sì che l'università diventi un corpo unico. Penso che vi ricordiate che alle scuole elementari abbiamo tutti letto il discorso del Monte Sacro fatto da Menenio Agrippa, mi sembra, esatto, Menenio Agrippa. Cosa diceva? Diceva che il corpo, il nostro corpo, è un corpo unico, no? Lo stomaco, sì, riceve il cibo dalla bocca, la bocca lo mastica, ma non è che se la bocca fa sciopero poi il corpo non muore, il corpo deperisce e muore. Cosa voglio dire? C'è una centralità del corpo tecnico e amministrativo, e questa centralità deve avvenire sempre in collaborazione strettissima col corpo docente. Non possiamo pensare a una visione separata,
Io mi sono sempre riferito a tutti noi come colleghi, colleghi, perché lavoriamo nello stesso posto, ciascuno all'interno delle proprie mansioni, ciascuno all'interno delle proprie competenze, ed è proprio la competenza che rende il lavoro di alta qualità e la nostra vita di alta qualità. Non penso di aver detto una cosa così pazzesca, insomma, dai. Allora, ci proviamo, continuiamo. Sono un ariete testardo, vado avanti. Allora, come, quindi il ruolo dei servizi tecnici e dei servizi amministrativi è indispensabile. Ogni tanto, scusate, uscirà fuori fra capolino la mia esperienza personale. E in particolare quella da direttore. Quando diventai direttore, la prima cosa che ho fatto è ho abbandonato il mio studio, che era al secondo piano del dipartimento, e mi sono, benissimo, ora posso parlare proprio a distanza, ora potete sentire anche i miei pensieri, dai. Allora, ok. Allora, scusatemi, no, riprendo la plomba. Allora, ho chiuso il mio studio, l'ho chiuso, l'ho lasciato al mio gruppo e sono andato in direzione. Chiunque conosce il Dipartimento di Scienze Chimiche sa che la direzione è al centro dell'amministrazione, al centro. E il primo discorso che ho fatto è, benissimo signori miei, il discorso del Monte Sacro. Siamo tutti parte di un organismo, non ci devono essere divisioni, né tra il reparto tecnico e quello amministrativo, né tra il reparto tecnico e amministrativo e il corpo docente. Dobbiamo lavorare insieme, anche perché voi sapete che dopo pochi mesi abbiamo avuto un'alluvione che ci ha massacrato, ci ha levato l'80% dei laboratori didattici, ma nonostante questo i nostri studenti non hanno perso una lezione di laboratorio. Il Dipartimento si è stretto veramente intorno agli studenti, abbiamo dimezzato gli spazi dedicati alle ricerche e li abbiamo dedicati alla didattica. In maniera assolutamente sincrona, perché il progetto era forte, era quello di difesa della didattica. E tutto questo è avvenuto con grave sacrificio da parte del personale tecnico e da parte del personale amministrativo, perché abbiamo lavorato in emergenza per tantissimo tempo. Si può fare, funziona, è semplicemente una questione di benessere. E quando parliamo di benessere non possiamo non pensare al precariato. Ritengo inaccettabile che un governo, uno Stato, possa pensare che il precariato sia una forma accettabile di proposizione lavorativa, perché una vita da precario significa una vita instabile, una vita che non dà certezze. E per quanto una persona possa essere dedita al lavoro, c'è sempre un angolino dentro che dice sono insoddisfatto. Non mi vengono riconosciute le mie peculiarità lavorative. Perché mi si prende in giro in questa maniera? Perché se il precariato è un precariato chiaro, io ti assumo da precario, tu stai qui 4 anni, è un rapporto chiaro. Non mi piace, ma è un rapporto chiaro. E invece questo continuo, domani, dopodomani, fa 5 giorni, fa 6 giorni, questo non è possibile. Allora è chiaro che ci sono 2 tipi di precari, il precario del corpo docente e il precario del comparto tecnico amministrativo. Le azioni che io propongo di fare sono abbastanza diverse in maniera tale che non ci sia una sovrapposizione e essere costretti poi a fare delle scelte. Per quanto riguarda il comparto tecnico amministrativo, a scendere. Allora, la prima cosa da fare di sicuro è spingere affinché quei 17-18 punti della Madia vengano confermati. I restanti punto organico abbiamo 2 possibilità. La possibilità che io ritengo ultima è quella di anticipare il piano triennale, ma la possibilità che è aperta e che io proverò se fossi eletto rettore è quella invece di chiedere un'anticipazione di punti organico. Perché? Perché il punto organico in realtà, quando ci viene dato dal Ministero, non è un'assegnazione finanziaria, anzi è il contrario, il punto organico ci limita nella spesa, cioè se io posso spendere 1000, il Ministero mi dice no guarda tu quest'anno puoi spendere 10,
nonostante noi abbiamo i soldi. Quindi, specialmente a un governo che ha chiesto sforature da tutte le parti all'Europa, io ritengo che non, di poter chiedere una deroga, che non è una sforatura di bilancio, perché sarebbe una follia, e dire io ti dimostro la mia solvibilità, ti dimostro che posso rientrare facilmente rispetto a questa spesa, tu mi devi anticipare i punti organico per risolvere un problema, perché abbiamo delle scadenze temporali ben precise, che sono il 2020, e vanno rispettate, perché anche qui non è un fatto burocratico. Rispetto di questa scadenza significa rispetto della vita delle persone, non delle aspettative, della vita. Ed è un punto che è imprescindibile dal mio programma. Bene, chiaramente dobbiamo tenere sotto controllo questo rapporto che non superi l'80% della spesa, insomma, perché è un punto delicato, ma si può fare. È chiaro che i primi giorni, se io fossi rettore, li passerei a farmi dare un quadro sinottico della situazione, ma anche per capire com'è la ripartizione delle forze all'interno dei vari uffici. Per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, siamo rimasti indietro su alcune cose. Alcune cose stanno partendo, come la contrattazione integrativa. So che c'è solamente un ultimo anno da fare, ma bisogna ripartire con le POV, con il PEO, con le progressioni economiche orizzontali e con le progressioni economiche verticali, perché da troppo tempo siamo rimasti indietro. Bene, poi un altro aspetto importante del benessere e della qualità della vita è il riconoscimento delle proprie competenze e, perché no, una formazione ulteriore, perché l'università di 5 anni fa, quando io sono entrato al CUN, e l'università di oggi è profondamente diversa. Io stesso devo leggere e studiare continuamente le nuove normative. Se noi pensiamo che siamo già alla seconda proposizione di AVA, quindi è necessario aggiornarci continuamente. Sappiamo che anche sul MEPA c'è stata una variazione, la spesa è salita a 5.000 euro, stanno cercando di portarla a 10.000 euro, in particolare il chimico dei 5 Stelle in commissione cultura del Senato, Marco Bella sta facendo una grande battaglia su questo. Quindi c'è tutto un sistema che si muove e necessariamente ci vogliono degli aggiornamenti, dei corsi di formazione nuovi, ma che non può essere il rettore a proporre, devono partire dal basso, devono essere delle istanze forti che arrivano alle orecchie del rettore e dice: guardate, su questo punto io ho bisogno di fare questo, su questo punto dobbiamo formarci su quest'altro. Per esempio, vi faccio un esempio, è chiaro che l'ufficio ricerca centralizzato va bene, ma non c'è altresì dubbio che ogni dipartimento, proprio per la specificità della propria ricerca, ha bisogno di un ufficio di ricerca interno. Ma l'ufficio di ricerca interno non si ottiene spostando le persone in catena e dicendo tu ora vai all'ufficio ricerca e fai l'ufficio ricerca. Non è così. Competenze, conoscenze su base volontaria, si dice benissimo, ti vai a fare un corso di formazione a Bruxelles all'interno delle lobby fortissime che sanno poi dove andare a pescare non solo i fondi ma anche le industrie che servono a fare i progetti europei, e allora quando si torna motivati, si torna cresciuti dentro, si torna con la coscienza che si sarà seguiti all'interno della propria carriera, esattamente come facciamo noi docenti. Nessuno di noi si può permettere di restare dietro rispetto alla letteratura, nonostante noi siamo parte della letteratura di punta, perché Catania è un centro di eccellenza, ci sono tantissime eccellenze. E altresì, come direttore, non possiamo restare dietro, dobbiamo leggere continuamente le normative. Quindi questa capacità di restare in linea con le norme, con le best practice, apre la seconda parola chiave, che è ateneo di respiro europeo. La conoscenza delle norme, la conoscenza delle leggi
e il continuo aggiornamento della classe dirigente consente addirittura di prevedere l'indirizzo del Ministero, consente di essere proattivi, consente di diventare leader di un cambiamento nazionale, perché ricordiamoci che dobbiamo cambiare anche la legge Gelmini. Quindi l'Ateneo di Catania, Ateneo mediterraneo, per vocazione nostra caratteriale e per posizione geopolitica, quindi snodo importante fra culture diverse, deve cominciare a respirare di respiro europeo, e non c'è una contraddizione in termini. E qua apro un'altra piccola diciamo digressione, vi chiedo scusa, non è proprio pertinente al personale tecnico amministrativo, sembra, ma lo è, perché la proposizione di prendere il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele e trasformarlo in campus internazionale coinvolge tutti noi. È un coinvolgimento importantissimo, è un coinvolgimento in cui tutti noi dobbiamo essere partecipi. Perché non la posizione pubblica? Perché significa esattamente come hanno fatto a New York. Noi stiamo portando la cultura nei luoghi confini, dove c'è una spaccatura netta. A New York hanno fatto l'ultimo campus della Columbia, che è proprio nei margini di Harlem, hanno fatto un bellissimo campus ideato, bravo, da un famosissimo architetto italiano, contaminazione culturale. Noi dobbiamo essere i progettisti di queste nuove aperture, tutti noi, perché il nuovo campus significa nuovi servizi, internazionalizzazione, significa organizzazione di scuole estive, un'internazionalizzazione che vede didattica e ricerca coerenti, vicine, non divise. E qua veniamo un po' a una cosa molto importante: dobbiamo chiaramente quindi ripensare a formazione, ma dobbiamo ripensare il nostro sistema di misurazione e valutazione delle performance. Dobbiamo di sicuro far sì che questo venga allargato non soltanto ai dirigenti e agli EP, ma venga allargato al personale di categoria D e di categoria C con funzioni diciamo di responsabilità. Dobbiamo di sicuro farlo anche perché tra poco viene l'ANVUR. Vi dico brevemente, finito il primo ciclo fino al 2017, l'ANVUR ora ha 3 nuove linee guida, integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio, che non so se noi riusciamo, stiamo facendo in questo momento, declinazione della pianificazione delle performance a livello di struttura decentrata, e un altro che non vi leggo perché, scusate, devo andare oltre. Sistema bibliotecario. Il sistema bibliotecario è importantissimo, dobbiamo ripristinarlo forte, e l'apertura delle biblioteche non può essere limitata agli orari di ufficio. Bisogna prevedere di sicuro delle biblioteche che restino aperte grazie all'azione degli studenti, chiaramente quelli grandi, insomma, quelli che possono stare a contratto, i dottorati, i postdottorati, e bisogna che l'accesso alla biblioteca sia sicuro, quindi si entra solo col badge. Chi è studente di Ateneo, chi è docente di Ateneo può entrare, e ci deve essere il telefono di emergenza sul tavolo. Non devo comporre il numero, devo alzare la cornetta e mi deve rispondere la security, e istantaneamente, senza che io parli, devono venire a vedere se c'è qualcosa che non va. Quindi sì, si può fare. Governance. Ok, grazie. Governance. Nella governance ho due cose importanti, poi nella discussione datemi spazio ulteriore. Nella governance bisogna di sicuro portare al 25% la quota pesata del voto del personale tecnico e amministrativo. Ma cosa più importante, bisogna ripristinare il respiro democratico, la trasparenza nel CDA. Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, voi dovete votare direttamente il vostro rappresentante, perché altrimenti non possiamo parlare di trasparenza, non possiamo parlare di qualità, non possiamo parlare di respiro democratico. Il respiro democratico si vive nei momenti delle elezioni.
di riorganizzazione, di sicuro devo finire. Vabbè, conclusioni poi ve le leggo a parte. Grazie, scusatemi. Ringraziamo il professore Purrello, abbiamo concesso qualche minuto in più a causa dei problemi tecnici di cui ci rammarichiamo. E adesso il turno del professore Priolo, al quale do la parola. Grazie davvero. Buongiorno a tutte e tutti. Grazie davvero di essere così numerosi in questo primo giorno d'agosto con il caldo e per ascoltare quello che abbiamo appunto da dirvi. Conosco molti di voi, però fatemi presentare per chi non mi conosce. Io sono innanzitutto un ricercatore. Ho dedicato la mia vita alla ricerca scientifica sia a livello nazionale che a livello internazionale e ho partecipato in maniera più diretta alla vita di questo Ateneo negli ultimi 15 anni, in diversi ruoli, e proprio in questi ruoli ho potuto scoprire meglio la ricchezza che è presente in questo Ateneo e ho potuto scoprire meglio tutti voi, andando appunto a collaborare in modo diretto. Sono stato coordinatore di dottorato di ricerca per diversi anni, sono stato presidente della commissione ricerca di Ateneo, sono stato delegato alle relazioni internazionali del rettore, presidente della scuola superiore di Catania e poi infine direttore del dipartimento di fisica e astronomia Ettore Majorana. Tutti coloro che mi conoscono sanno come in questi ruoli il mio obiettivo principe è quello di fare squadra, e fare squadra a tutti. Una grande squadra, per esempio, si è formata quando abbiamo portato avanti, e io ne ero il responsabile, il progetto BRIT, un progetto molto importante di un laboratorio di Ateneo, che non fosse un laboratorio di un singolo docente, ma che fosse un laboratorio di tutti, di tutto l'Ateneo, come best practice a livello internazionale. Quindi fare squadra e fare squadra tutti è il mio metodo di lavoro. E se dovessi essere eletto, ovviamente questo sarebbe il metodo di lavoro anche in rettorato. Ma fatemi dire che questo è un momento drammatico. Lo ripeto in questi giorni, ma perché ci credo davvero. Penso che sia uno dei momenti più complessi del nostro Ateneo nella sua storia pluricentenaria. Non possiamo andare in giro e vergognarci di essere dipendenti di questo Ateneo. Non possiamo dedicare la maggior parte del nostro tempo, delle nostre forze, delle nostre risorse, lavorando per questa università e quasi doverci nascondere, quasi doverci vergognare. Ecco, bisogna davvero voltare pagina, e voltare pagina in modo netto per riconquistare quella immagine, quell'orgoglio, quel senso di appartenenza di cui una comunità come la nostra ha diritto. E questo lo si può fare solo con senso di responsabilità e spirito di servizio. L'ho detto anche altre volte, ma francamente ci credo e ci tengo a ripeterlo. Noi ci stiamo scommettendo, ma non sarà compito del rettore che verrà eletto o dei direttori di dipartimento. Riportare questo Ateneo all'onorabilità che merita sarà compito di ciascuno di noi, tutti insieme. E abbiamo davvero una grande responsabilità, una responsabilità seria, una responsabilità per la nostra terra, perché se non riusciremo a superare, come io credo fermamente, questo momento, bene, gli studenti diminuiranno, andranno sempre più a studiare nelle università del nord. E allora sappiate che il substrato socioculturale della Sicilia orientale fra 20 anni sarà completamente diverso.
avremo una terra diversa. E viceversa, se riusciremo tutti insieme a cambiare questo trend, potremo dire dentro di noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato la nostra terra, perché così è. E allora ritengo che per ripartire sarà innanzitutto necessaria un'approfondita riflessione collettiva su quanto è accaduto, con segni chiari e tangibili di un netto cambio di rotta. Abbiamo davvero bisogno di rispettare in maniera doverosa i lavori della magistratura, ma di mettere in atto sin da subito una rivoluzione etica all'interno del nostro Ateneo. E allora, per far questo, è anche giusto, importante, necessario fare emergere tutta quella ricchezza di idee, di competenze, di professionalità che sono presenti in tutti voi, sono presenti in tutti noi e non emergono, non sono visibili. Dobbiamo metterle insieme perché dobbiamo riportare la nostra università al ruolo che merita. Io penso che innanzitutto il rettore debba essere un baluardo in difesa della cultura. La nostra non può e non deve essere l'università bandita. La nostra deve essere l'università della cultura, l'università delle competenze. E ce ne sono tante competenze che devono emergere ed essere assolutamente visibili. E allora, qual è la mia ricetta? Beh, per ripartire, la mia ricetta innanzitutto prevede criteri trasparenti. Noi abbiamo perso il contatto con l'opinione pubblica, noi abbiamo perso l'immagine. E allora questa va riconquistata, e va riconquistata subito, tutti insieme. Per cui quello che va fatto, a mio modo di vedere, da subito è una operazione trasparenza, perché non abbiamo nulla da nascondere. Noi lavoriamo tutto il giorno per questa università, non c'è nulla da buttare sotto il tappeto. E allora dobbiamo essere una vera sfera di cristallo, una sfera di cristallo in modo che l'opinione pubblica può dire che l'Università di Catania lavora secondo i migliori standard nazionali. Da questo punto di vista io penso davvero che dovremo mettere un advisory board, un osservatorio formato da personalità esterne che conoscono molto bene il mondo dell'università, ma che sono esterne e che possono certificare all'opinione pubblica che quello che si fa a Catania non è diverso da quello che si fa a Bologna, non è diverso da quello che si fa a Ca' Foscari, perché non possiamo essere autoreferenziali. Dobbiamo poter girare a testa alta. E se qualcosa dovremo cambiare, la cambieremo. Se ci diranno che alcune delle linee che utilizziamo non sono best practice, quelle le cambieremo. L'Ateneo che io vedo è un Ateneo assolutamente partecipato, con un'assemblea programmatica che vede partecipare tutti una volta l'anno per fare tutti gli anni il punto della situazione. Ed è un Ateneo in cui c'è un bilanciamento dei poteri ed una opportuna partecipazione. E quindi quello che vedo è far partire sin da subito una commissione per variazioni statutarie, in particolare per il Consiglio di amministrazione, perché tanto nella componente del personale tecnico amministrativo, ma anche nelle altre componenti, non ci deve essere la scelta del rettore. L'ultimo step deve essere la elezione. Il personale tecnico amministrativo, ma anche gli altri membri, devono essere eletti. Sappiamo che la Gelmini non prevede semplicemente uno step di elezione, prevede un pre-screening iniziale. Bene, faremo secondo la legge, ma l'ultimo step deve essere l'elezione. Il personale che si trova lì
a tutti i livelli, tecnico amministrativo e altro, deve essere eletto, non deve essere il rappresentante del rettore, perché il consiglio di amministrazione deve essere terzo rispetto al rettore. Tutto questo è scritto nel mio programma e potrete tranquillamente vederlo, questo insieme ad altre cose, sul sito www.francescopriolo.it, dove potrete anche prendere informazioni su di me. Ma ancora, io penso che sia necessaria una operazione di comunicazione, perché dobbiamo comunicare all'esterno quello che siamo. Questa è l'Università della Cultura. E quindi quello che facciamo deve essere assolutamente visibile, deve essere visibile sul web, deve essere visibile sui giornali. Questo è fondamentale. E allora io penso che anche lì ci vuole una rivoluzione, una strategia pensata, una strategia assolutamente forte. Ma vado direttamente a parlare, il programma è vasto. Ci sono tante cose e non posso trattarle tutte. Vado a focalizzarmi ora su quello che concerne l'amministrazione. E allora penso che assolutamente una università moderna ed europea abbia bisogno di servizi amministrativi efficaci, efficienti e assolutamente qualificati. E quindi un'amministrazione che sia consapevole del proprio ruolo e garante della legalità per ogni azione. Quindi non mi sfugge francamente che le professionalità in questo Ateneo sono state troppo spesso mortificate e che vadano valorizzate. E allora uno dei punti centrali credo che sia la rivalorizzazione delle competenze e processi di formazione e qualificazione pensati. Pensati significa una formazione assolutamente specifica, pensata sull'individuo e realizzata insieme all'individuo, che possa anche essere richiesta dal basso e fatta secondo le esigenze delle singole persone e secondo i ruoli delle singole persone. Una qualificazione e una formazione mirata. E poi dobbiamo davvero portare avanti, ma farlo sin da subito, una mappatura delle competenze, perché ciascuno possa ricoprire i ruoli che siano consoni alle sue capacità. E questo va fatto subito, perché è uno spreco non solo per la persona, è uno spreco per l'Ateneo. Se non c'è una riqualificazione delle competenze e se le competenze non sono utilizzate nella maniera corretta, è un doppio spreco. La persona sta male e il lavoro non viene fatto nella maniera opportuna. Quindi andare a realizzare e ad assegnare mansioni e responsabilità sulla base di competenze individuali. Ma andiamo a singoli casi. Penso all'ufficio ricerca, conosco la ricerca molto bene. Ebbene, per la ricerca è necessaria una strategia pensata, ma una strategia pensata significa assolutamente un luogo dove questa strategia venga elaborata. E allora io non penso a un delegato alla ricerca, penso a un delegato che sia presidente di una commissione ricerca che abbia all'interno tanto rappresentanti di tutti i dipartimenti, quanto personale tecnico-amministrativo qualificato, che sia un luogo dove la strategia della ricerca di questo Ateneo venga costruita, perché non ce n'è. Ognuno fa la ricerca per conto suo e alla fine, quando arriva il momento della valutazione, si sommano le singole pubblicazioni o i singoli lavori che i docenti hanno fatto, ma se chi li ha fatti, chi non li ha fatti, non li ha fatti, non c'è stata una strategia comune. E questo è fondamentale invece farla e farla in maniera congiunta con l'ufficio ricerca. Un caso ed un esempio positivo è stato quello del progetto BRIT,
in cui si è collaborato docenti e personale tecnico-amministrativo per un progetto comune e pensato che ha portato all'Ateneo 22 milioni di euro e di cui mi onoro di essere stato il responsabile. È stato un caso davvero positivo. Penso che ce ne debbano essere 10, 100 di questi progetti che possano portare risorse all'Ateneo. E ancora, per la ricerca sono necessarie figure di raccordo del personale tecnico-amministrativo che possano legare i dipartimenti all'ufficio ricerca, in modo tale che ci sia un'osmosi tra il centro e i dipartimenti. E questa osmosi deve avvenire sempre, questa osmosi tra il centro e i singoli dipartimenti, dove ci sono gli studenti, dove si fa la ricerca, deve essere una cosa continua e necessaria. Ovviamente sarà necessario uno snellimento delle procedure, e questo è fondamentale, una sorta di cruscotto informatico. E ancora, ovviamente, per quello che riguarda il benessere, concordo con Roberto Purrello, il benessere è centrale, ma non deve essere un concetto astratto. Deve essere legato all'apprezzamento del lavoro che ciascuno di noi fa e al suo effettivo riconoscimento. Questo maggior legame fra dipartimenti e unità centrali è fondamentale, perché i dipartimenti devono avere contatti diretti con la direzione generale e con i dirigenti attraverso figure di raccordo che non creino, che in maniera che non ci sia una separazione, che l'Ateneo non sia diviso in due, centro e periferia, perché siamo uno solo, un solo Ateneo, e questo è fondamentale perché l'Ateneo possa effettivamente funzionare. E allora, per quello che riguarda l'apprezzamento e il riconoscimento, è necessario ripartire da subito con le progressioni orizzontali e verticali, ma avendo tempi certi e avendo cadenze periodiche, in maniera che si sappia sempre. Bisogna portare avanti subito la consultazione con le organizzazioni sindacali per gli scatti e per le indennità. E poi vorrei tranquillizzare infine il personale precario. Devo dire che quotidianamente, nonostante la precarietà, si lavora con abnegazione e dedizione. E allora, io lo ripeto, le stabilizzazioni si faranno, e si faranno concludendo la lista del 2010, si faranno scorrendo la lista del 2018, si faranno anche con i fuori lista, riuscendo ad ottenere quei punti organico virtuali che sono previsti dalla legge Madia. E questo è un impegno che assolutamente prendo. La coperta è corta, ma ci sono strategie per allungare questa coperta, e queste strategie verranno portate avanti tutte, e vi assicuro che ho in mente parecchie idee per allungare la coperta. Il mio tempo è scaduto, e allora fatemi concludere dicendo che qui al sud è tutto più complesso, è davvero più difficile fare qui quello che si fa altrove, si fatica molto di più, ma alla fine, se si porta a casa il risultato, c'è molta più soddisfazione. E l'unica maniera per portare il risultato, che è un risultato collettivo per ciascuno di noi, ma per tutta la collettività, è quello di fare squadra, un'unica squadra, il nostro Ateneo. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo alla nostra terra. Grazie. Grazie al professore Priolo. Do la parola adesso al professore Barbagallo. Grazie. Un ringraziamento e un saluto a tutti i presenti in questa giornata di agosto e di caldo.
Anch'io mi presento e cerco di motivare il perché mi sono candidato. Non pensavo a questa candidatura, gli eventi cui abbiamo assistito mi hanno fatto maturare autonomamente questa disponibilità. Ho fatto una carriera accademica che ritengo congruente con la carica da ricoprire. Nel 1997 sono stato presidente di corso di laurea, successivamente sono stato preside della facoltà di agraria dal 2002 al 2008, dal 2005 al 2008 ho ricoperto la carica di presidente della conferenza italiana dei presidi delle facoltà di agraria. Quindi ho fatto una ottima esperienza alla regione siciliana come direttore generale sia al Dipartimento Agricoltura e a interim al Dipartimento Pesca. Quindi negli anni più recenti un impegno molto rilevante all'interno del nucleo di valutazione e negli ultimi 2 anni e mezzo come presidente del nucleo di valutazione. Queste esperienze che ho maturato nel corso della mia carriera mi hanno fatto acquisire una certa competenza e desidero sottolineare il fatto che anche i 2 anni che ho trascorso alla Regione mi hanno consentito di guardare a un'amministrazione da un punto di vista diverso, da un punto di vista più gestionale, quindi con un'esperienza sotto il profilo gestionale per migliaia di persone che mi ha consentito di vedere una cosa un po' diversa rispetto all'esperienza che ho maturato da ricercatore, ma soprattutto nei ruoli universitari. E soprattutto l'esperienza alla Regione mi ha convinto e mi ha fatto capire in maniera chiara che non è possibile gestire una qualunque istituzione, quindi compresa quella universitaria, senza la collaborazione, il coinvolgimento, la partecipazione attiva di tutto il personale, dei dirigenti di tutto il personale. È una condizione assolutamente indispensabile per poter andare avanti nella gestione ottimale di una istituzione. Senza questo prerequisito, senza questa condizione, è meglio dimettersi, è meglio andare a casa. Allora, io ritengo, sicuramente ognuno di noi candidati rettore credo che condividiamo l'obiettivo generale di un grande miglioramento della nostra istituzione, del nostro Ateneo, e pensiamo sicuramente a una università che si proietti all'esterno, che si proietti soprattutto all'internazionalizzazione, che faccia venire da noi studenti dai paesi del bacino del Mediterraneo, che consenta di avere più risorse, più dottorati, più posti, più progressioni e così via. Sicuramente questo è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere, è l'obiettivo che non dobbiamo perdere di vista, quello del miglioramento continuo ed è una proiezione internazionale della nostra istituzione. In questo momento di grave crisi, come si diceva poco fa, ci sono però alcune cose precise, pratiche, pragmatiche, che il nuovo rettore dovrà fare appena si insedierà. La prima cosa da fare è stata citata prima, e comunicare all'esterno l'immagine dell'università. Siamo in questo momento perdenti, in questo momento di crisi, poco fa si diceva abbiamo difficoltà a proiettarci all'esterno, a comunicare cosa siamo, ma anche in relazione al fatto che non abbiamo un rettore in carica. Evidentemente la prima azione, a mio parere, che il rettore dovrà fare è quella di una efficace comunicazione di quello che è l'Università di Catania, una ripresa dell'immagine che è prerequisito essenziale per poter lavorare con serenità. Il secondo problema che abbiamo immediato
e poi approfondirò i temi più legati al personale. Il secondo problema immediato che abbiamo è l'accreditamento. Siamo alle porte della visita dell'ANVUR, è stata fissata già la visita nel 2018. Abbiamo lavorato tanto, e quando dico abbiamo lavorato tanto significa che hanno lavorato i direttori, i presidenti di commissioni, i presidenti di corso di laurea, il personale che ha partecipato attivamente a questa attività, il presidio di qualità e il nucleo di valutazione, ognuno per le proprie competenze. Siamo ora di fronte a questo importante passo. Perché è importante l'accreditamento? È importante per tutti noi, perché consentirebbe l'allineamento dell'Università di Catania a tutte le altre università italiane e un riconoscimento del nostro Ateneo a livello europeo. Non possiamo parlare di internazionalizzazione se non partiamo da questo passo, da questo obiettivo, che non è un traguardo, ma è un modo di operare, un modo di lavorare. Non sarà un obiettivo finale. Questo criterio della qualità è un criterio che, fino a quando non cambierà la legge, non ci sarà un'altra nuova normativa, ci accompagnerà come prassi di lavoro. Ma il ruolo di presidente di nucleo mi ha consentito di valutare le strutture, di conoscere molti dipartimenti, di capire quali sono i problemi dei corsi di laurea, quali sono i problemi per cui i giovani si laureano in ritardo, ci sono abbandoni, ci sono fuori corso, perché i giovani fuggono al secondo livello. Secondo livello abbiamo un numero di iscritti di gran lunga inferiore rispetto al primo, ma con perdite rilevanti. Questo è un grave problema, perché naturalmente perdiamo risorse umane, che sono i nostri giovani, ma perdiamo anche risorse finanziarie, con un aggravamento rispetto al bilancio dell'Ateneo che poi non ci consente di fare una serie di cose. E allora, se vogliamo risorse, più risorse, se vogliamo, come dirò fra poco, le risorse per tutte le cose che vogliamo fare, compreso i giusti riconoscimenti per il personale, dobbiamo partire dal risolvere i problemi che abbiamo in questa direzione. Per questo dico, è la prima cosa da fare. Dobbiamo, a partire da quest'anno accademico, non perdere studenti. Rischio che evidentemente quest'anno è più elevato rispetto agli altri anni. Quindi un immediato intervento in questa direzione sarà assolutamente indispensabile. Il terzo elemento su cui certamente il nuovo rettore dovrà agire è l'amministrazione. Ci sono grossi problemi da tutti i punti di vista. Le procedure sono lente, bisogna sburocratizzare, bisogna dare più autonomia ai dipartimenti, bisogna realizzare un efficace collegamento tra l'amministrazione. Scusate, mi sposto. Scusate. Un efficace collegamento, dicevo, tra l'amministrazione centrale e i dipartimenti. Dobbiamo cercare di inserire all'interno della nostra amministrazione quei criteri che in altri atenei sono stati introdotti già da tanto tempo. La valutazione delle performance, la valutazione di quello che sono i servizi erogati, in questo momento non viene fatta. Quando si pensa di performance, di piano integrato della performance, si pensa più a una valutazione dei singoli, a una valutazione dei dirigenti, degli EP. Ma la valutazione, il piano integrato della performance deve riguardare tutti, deve riguardare l'Ateneo nel complesso. Al docente o anche al personale non interessa moltissimo l'efficienza della singola persona.
che certamente è importante e contribuisce poi all'efficienza complessiva. Ma a noi interessa l'efficienza dei servizi. A noi dobbiamo andare a valutare l'efficienza organizzativa dei servizi. E quando parlo di efficienza organizzativa dei servizi, intendo dire anche l'efficienza nei dipartimenti, nei servizi offerti dai dipartimenti. Se ci pensate un attimo, la valutazione della performance non è solo un problema di carattere amministrativo, ma riguarda l'esito, il risultato finale di quello che l'università esprime, il prodotto che esprime, nelle diverse componenti e nelle diverse declinazioni. E certamente all'interno di questo ci sono ancora delle carenze rilevanti che dobbiamo andare a colmare e su cui il nuovo direttore dovrà stimolare la parte amministrativa, chiaramente nel rispetto dei ruoli, perché c'è una separazione tra parte politica e parte amministrativa che deve restare, prevista dalla legge. Manca un sistema informativo che consenta di raccogliere tutti i dati, che è un presupposto essenziale, per esempio per la ricerca. Dobbiamo cercare di avere un sistema informativo per cui sappiamo a quali bandi partecipare, quali sono gli esiti dei bandi, quali sono le ricerche che facciamo. Manca un controllo di gestione e senza un adeguato sistema informativo il controllo di gestione di un qualunque ente non può essere fatto. E se consentite, manca anche l'inserimento all'interno di questo piano complessivo del bilancio di genere, che non sono parole astratte, ma dobbiamo cercare di inserire. Allora, all'interno di questo quadro di innovazioni che, a mio parere, il nuovo rettore dovrà introdurre, sicuramente l'investimento sul capitale umano nel nostro Ateneo, nelle diverse e complementari declinazioni, costituisce un punto fondamentale del programma del Rettore. Il contributo del personale tecnico amministrativo risulta di interesse assolutamente rilevante per realizzare un significativo miglioramento del funzionamento dell'Ateneo. Pur in presenza di disposizioni finanziarie e legislative penalizzanti, soprattutto per le università del Sud, occorre perseguire il giusto riconoscimento delle funzioni, la promozione di una formazione professionale che sia adeguata all'innovazione normativa, tecnologica e relazionale e l'ulteriore razionalizzazione organizzativa. La formazione deve essere efficace. Dobbiamo trovare delle modalità per formare, per aggiornare il personale che siano veramente efficaci e finalizzate al miglioramento dei servizi. Senza questo non è possibile andare avanti. Allora io dico che per quanto riguarda il personale, che ritengo assolutamente indispensabile per un miglioramento dell'Ateneo, bisogna attivare una serie di azioni. Incentivare la riqualificazione del personale tecnico e amministrativo per promuovere sempre nel rispetto dell'autonomia e dell'efficienza delle strutture il riequilibrio nella distribuzione del personale tra amministrazione centrale e livello periferico e quindi fare una valutazione effettiva dei fabbisogni di personale in ogni struttura. Poco fa si parlava dell'ufficio ricerca, sicuramente un ufficio che deve essere potenziato in funzione anche del ruolo importantissimo che assume la ricerca oggi. Adeguare la dotazione del personale tecnico amministrativo alle esigenze reali delle strutture di Ateneo, ridurre il precariato storico, favorire quindi la consultazione programmatica con il personale tecnico amministrativo attraverso l'attivazione di apposite commissioni. Siamo in un momento difficile, non solo per i fatti, diciamo, che abbiamo vissuto in queste settimane, ma anche perché abbiamo una situazione di bilancio complicata, di cui ovviamente credo che nessuno di noi conosce i dettagli, ma ieri è stato approvato il bilancio consuntivo e il bilancio consuntivo è stato sancito che
la spesa per personale è arrivata al 79,99%. Questo dato è un dato, diciamo, pesante, un dato che ci deve fare riflettere. Dobbiamo aumentare le entrate, dobbiamo aumentare le entrate, dobbiamo non perdere studenti e non possiamo riversare sugli studenti il problema delle entrate, non possiamo aumentare le tasse. Dobbiamo riprendere, come si diceva prima, e concludere la contrattazione personale tecnico amministrativo. Dobbiamo fare anche, è stato un altro punto che è stato citato e su cui concordo perfettamente, concentrarci sul benessere organizzativo all'interno dell'Ateneo. Proprio, non so se è partita l'indagine che il nucleo di valutazione ha promosso sul benessere organizzativo. Invito tutti a collaborare in questa indagine, invito tutti a manifestare, come dire, i problemi, perché è dall'analisi e dall'indagine sul benessere organizzativo che si possono poi ottenere i miglioramenti e il nuovo rettore, assieme a tutta la struttura amministrativa, andare a individuare interventi efficaci per migliorare il benessere. Come nucleo di valutazione abbiamo stimolato una serie di cose. Abbiamo stimolato l'indagine sulle buone pratiche che abbiamo fatto, li abbiamo rivolte ai docenti, al personale amministrativo. Stiamo stimolando l'indagine sul benessere organizzativo per andare a vedere queste cose. Abbiamo stimolato chi di competenza a inserire il bilancio di genere all'interno del piano complessivo della performance. Stiamo andando avanti. Il nuovo rettore dovrà prendere questa macchina in corsa e guidarla per andare avanti in questi obiettivi, senza perdere di vista un obiettivo più alto, che è quello di qualificare l'Ateneo di Catania come Ateneo, diciamo, di assoluto prestigio. Concludo dicendo, siamo in una terra difficile. A differenza di altri Atenei, penso a Trento per esempio come modello, dove le regioni riescono a sollevare le università. Pensate che il personale, determinate categorie di personale prendono il 20% in più di stipendio rispetto a tutto il resto dei colleghi italiani, per dire qual è l'apporto che viene dato dalle regioni. La Sicilia non è in queste condizioni. Dobbiamo tornare a essere un faro per la Sicilia, dobbiamo agire nei tavoli istituzionali, nei tavoli, per essere efficaci e per promuovere sviluppo. Dobbiamo essere il motore per trainare la Sicilia assieme alle altre università siciliane verso lo sviluppo. Grazie. Ringrazio il professore Barbagallo e il turno del professore Cariola, al quale passo la parola e il microfono, che è l'unico che funziona. Grazie e buongiorno a tutti. Non c'è boicottaggio del sistema di amplificazione. No, vabbè, qua ormai ho raggiunto una posizione invidiabile, mi sono acclimatato e anche il microfono sembra funzionare. Dai. Da dove inizio? Una riflessione mi viene naturale, la hanno già anticipata alcuni colleghi, ed è una riflessione che parte da un ricordo lontano di quando ho letto una volta in un libro che una casa divisa non può andare, non può reggersi, non può sostenersi. Una famiglia in contrapposizione non può andare da nessuna parte.
E parto da questo ricordo letterario perché se guardiamo alcune volte l'Università di Catania ci sembra di essere all'interno di questo contesto. L'Università di Catania ha tante competenze, ha tante eccellenze, il personale docente e il personale tecnico-amministrativo ha dedicato e dedica la sua vita, ci butta la sua vita in questo lavoro, però l'Università di Catania, soprattutto negli ultimi anni, ha anche una serie di inefficienze che poi stanno producendo un fenomeno di demotivazione del nostro lavoro, di sfiducia nel nostro lavoro. E questo ben prima e ben al di là dell'inchiesta giudiziaria che ci sta colpendo. Anzi, su questo, permettetemi la battuta, noi professori siamo riusciti a fare il colpo grosso, nel senso che siamo riusciti a buttare discredito sull'intera università, sul lavoro che fa questo, sul lavoro che fa questo Ateneo e sul stesso avvenire dei nostri studenti. Era appunto una battuta per dire che si tratta di una situazione dalla quale inevitabilmente bisogna trovare, dalla quale bisogna uscire e bisogna trovare le modalità, gli spazi, le soluzioni per uscire, per riacquistare immagine e credibilità all'esterno. Dicevo, una casa divisa, una famiglia in conflitto, perché se guardiamo alla nostra università e al nostro assetto amministrativo, problemi ne abbiamo. I colleghi e gli amici candidati li hanno indicati. Abbiamo una serie di opacità nelle nostre procedure. E io che mi occupo per interesse professionale scientifico e per lavoro di procedure amministrative, questo, come dire, lo verifico. Abbiamo una serie di disorganizzazione, duplicazione di competenze, carichi di lavoro malamente distribuiti, funzionari amministrativi che sono chiamati a svolgere 2 o 3 lavori contemporaneamente, a fare contemporaneamente provveditorato ed economato, ad occuparsi di più servizi. Al professore Priolo si deve, giustamente, ne va orgoglioso di aver attratto con il BRIT decine di milioni per una ricerca importante e interdisciplinare nel nostro Ateneo. Poi, ovviamente, per gli altri incarichi lui si è occupato di altri, ma a me piange il cuore a sapere e a considerare che il BRIT è stato lasciato per più di un anno senza struttura amministrativa. A me piange il cuore a vedere che su tanti profili la nostra università, quella nella quale ci buttiamo la vita, mi dispiace dirlo, è una università che è così tarda, è così pesante, così appunto ritardataria nell'applicare la legge, sino ad essere in contrasto con la stessa legge. Un'università che non applica la contrattazione decentrata. Un'università che da anni non riconosce al suo personale le progressioni economiche orizzontale e verticale. Scusatemi, io mi arrabbio, espressione se volete eufemistica, ma questi sono obblighi di legge. Come fa il nostro Ateneo a non applicare le leggi, anzi a creare occasioni di conflitto all'interno di se stesso? All'interno della sua struttura. Il mio modello di università è quello di una università, e non
non ho paura di utilizzare questa parola, è quello di un'università azienda. L'università azienda per prima cosa ha necessità, si compone, si struttura di una risorsa che è la risorsa personale. La risorsa personale la deve organizzare, la deve assumere, la deve riconoscere la gratificazione sotto ogni profilo a questa risorsa personale. Di questa risorsa personale deve valorizzare le competenze. Se per caso queste competenze non ci sono, deve rivolgersi all'esterno. Queste competenze vanno formate. Ogni azienda, compreso il più piccolo studio medico, il più piccolo studio di ingegnere o di avvocato, dedica tempo, risorse, energie, soldi alla formazione del proprio personale. Non c'è un medico, non c'è un ingegnere che non forma il proprio personale di collaborazione o il proprio personale di struttura. È possibile che nell'Università di Catania sulla formazione del personale siamo stati per anni assolutamente silenti? Tempo addietro io ero chiamato dalla prefettura a fare corsi al personale del Ministero degli Interni e quindi al personale della prefettura e dal personale della questura. Il personale dell'Università di Catania ha anch'esso bisogno di essere valorizzato al suo interno, perché all'interno dell'università abbiamo delle strutture amministrative di eccellenza che possono ben fare corsi verso l'esterno, così come l'università ha bisogno di acquisire formazione, di acquisire competenze in alcuni settori. E invece abbiamo assistito ad alcuni uffici che sono assolutamente fondamentali e assolutamente strumentali al funzionamento dell'intera università, l'ufficio internazionalizzazione ad esempio, l'ufficio ricerca, che sono tante volte che sono stati svuotati oppure che sono stati messi in conflitto tra di loro. A chi spetta le competenze? Spettano al COF, spettano all'ufficio ricerca e così via. La prima cosa che farebbe Marchionne se ritornasse dalla tomba, se dovesse occuparsi della nostra università, Marchionne come qualsiasi altro imprenditore, sarebbe quella di portare razionalità nella sua organizzazione e nelle sue procedure. Un altro esempio: il rapporto tra centro e quello che alcuni colleghi amici hanno chiamato le periferie, a cominciare dai dipartimenti, ma anche dai centri di servizio, dalle strutture didattiche speciali, tra le quali rientra ovviamente la scuola superiore o la stessa azienda agraria, perché l'università ha l'azienda agraria legata al dipartimento di scienze, legata al Dipartimento di Scienze Agrarie. Noi siamo passati da un periodo degli anni 90 in cui i dipartimenti, allora gli istituti, erano centri di autonomi e quindi anche centri di spesa, ad una fase in cui è stato tutto centralizzato, in cui anche se bisognava comprare una risma di carta all'interno di un istituto, all'interno di un dipartimento, bisognava andare alla struttura centrale. Poi abbiamo pensato che quella struttura era inefficiente e siamo ritornati a che cosa? Siamo rimasti nel vuoto. Oggi non abbiamo ancora stabilito, a quasi 10 anni dall'entrata in vigore della legge Gelmini, non abbiamo ancora stabilito il giusto equilibrio, cosa che qualsiasi azienda farebbe, tra competenze della struttura centrale e competenze dei dipartimenti, delle strutture didattiche speciali, degli altri centri di servizio. Eppure questa è una delle cose, come dire, fondamentali da fare in una azienda che deve prestare servizi nei confronti del territorio.
Una qualsiasi azienda parte dall'analisi dei carichi di lavoro. Non è possibile che ci siano persone che hanno, come dicevo poco fa, 3-4 incarichi e che allora entrano all'università alle 8 e ne escono alle 22 di sera e sono sempre in ritardo, ed altri invece che hanno dei carichi di lavoro minori. Ecco, se vi dicevo poco fa l'esempio della casa divisa, a me sembra alcune volte che accanto alle grandi eccellenze, accanto alle grandi competenze, questa sia un'università che anche sotto il profilo del personale tecnico-amministrativo sia un'università con più livelli, con tanti cerchi, una università che inevitabilmente produce discriminazioni e produce allora quello che dicevo poco fa, l'elemento della sfiducia e della demotivazione. Da questo derivano tutta una serie di iniziative, di proposte, ma in cui direi la nuova governance, non qualsiasi essa sia a fine agosto, all'inizio di settembre, non farebbe altro che applicare la legge. Fare la contrattazione collettiva decentrata, per me che mi sono occupato da pubblico impiego sin dal mio primo libro, è un obbligo di legge. Riconoscere le progressioni economiche orizzontali e le progressioni economiche verticali è un obbligo di legge. Riconoscere le voci del salario accessorio è un obbligo di legge. Non solo è un obbligo di legge, ma è anche una considerazione assolutamente conveniente, perché evita contenzioso. In questi giorni, incontrando molti di voi, vengo a sapere che molti di voi hanno causa col datore di lavoro che è l'università. Amici miei, un imprenditore che si rispetti le cause le previene, se insorgono cerca di chiuderle. Non possiamo attendere che le cause vengano decise dopo 10 anni, perché tanto non ne soffrirò io gli esiti, ma ne soffrirà il mio successore. Questa è una mentalità che ovviamente non va da nessuna parte. La stabilizzazione del personale precario è un obbligo di legge. Lo prevede il decreto legislativo 175 del 2017, il cosiddetto decreto Madia, è una procedura che stanno applicando a tappeto tutte le amministrazioni, è una procedura che ha un termine, il 31 dicembre 2020. Anche questa è un obbligo di legge, che lo si faccia è assolutamente naturale, non è una concessione benigna che qualcuno fa. Il problema di questo Ateneo, di questa azienda, è quello di avere delle procedure certe e definite, di andare a definire i punti organico. Sono 17,31? Ce li riconosce? Andiamo dal collegio dei revisori, ce li facciamo certificare, ce li andiamo al ministero e ce li andiamo a discutere eventualmente battendo i pugni sul tavolo? O questi numeri sono ballerini? Il rapporto tra spesa del personale ed entrate complessive dell'università, FFO ed entrate proprie, è 79,99, come ieri ha approvato il Senato prima e poi il Consiglio d'amministrazione, o è un numero diverso? Una qualsiasi azienda vive sui numeri, una qualsiasi azienda si pone questi problemi. E in un'azienda come l'università questi temi non possono essere temi di connessione, di conoscenza, di una ristretta cerchia di persone. Sono problemi che vanno per di necessità socializzati, perché interessano tutti noi. Interessano il settore, il campo di lavoro nel quale viviamo. La legge Gelmini, io sono un critico della legge Gelmini,
perché la trovo espressione di un tentativo che ha voluto introdurre nell'esperienza italiana un modello americano diverso, distante dalla nostra cultura. Ma la legge Gelmini all'articolo 9 prevede che le risorse che l'università ottiene attraverso l'innovazione e attraverso i progetti di ricerca, queste risorse vadano anche al personale tecnico amministrativo. Anche qui lo dice la legge. Io non posso fare ricerca se non ho la struttura tecnico amministrativa. Il personale tecnico amministrativo è compartecipe della cultura della ricerca, è compartecipe della mission dell'università. La legge Gelmini li riconosce anche questo. E questi sono anche qui istituti, come vi dicevo, che inevitabilmente vanno applicati. Perché? Perché sono previsti e perché aumentano la funzionalità complessiva di questo Ateneo. Il mio modello di Ateneo è il modello di Ateneo con una struttura che sia soprattutto quella statutaria. Il rettore è il garante che funzionino bene consiglio di amministrazione e senato accademico, che possiamo andare, dopo aver discusso, a modificare le regole statutarie, consiglio di amministrazione e senato accademico. Questo è normale che avvenga, perché queste regole sono delle regole che sono espressione dell'autonomia universitaria. Ma il rettore è colui che fa funzionare, che garantisce il funzionamento di tutti questi organi, che non sostituisce la propria struttura alla struttura statutaria, che è una struttura che ha una forte legittimazione, che ha una forte legittimazione democratica. Le parole che ho trovato per indicare in alcuni termini il mio programma è quello della responsabilità sociale del nostro Ateneo. È una responsabilità sociale che tutti avvertiamo nei confronti del territorio, nei confronti delle istituzioni, nei confronti degli studenti, di quelli che sono iscritti e di quelli che in questi giorni si stanno iscrivendo e che non possiamo perdere. Tutti noi stiamo prendendo consapevolezza che il territorio ci chiama, che siamo chiamati tutti, dal rettore all'ultimo professore, all'ultimo amico del personale tecnico amministrativo, tutti noi siamo chiamati a rendere conto, perché l'epoca della irresponsabilità è finita, ed è finita l'epoca della opacità. Per questo queste elezioni sono, anche nell'avversità, un'occasione particolarmente importante, perché stiamo riflettendo, stiamo facendo esercizio di democrazia. Dopo il 23, il 26, il 2 settembre, non dimentichiamoci che questo è il mondo in cui noi ci buttiamo la vita, che questo è il mondo che può andare avanti solamente se continuiamo ad essere innamorati di questo e a farvi quotidianamente esercizio di democrazia. Grazie al professore Cariola, do la parola al professore Calabrese. Grazie, decano di oggi, è veramente un piacere rivolgervi un abbraccio affettuoso per essere qui presenti a darmi la possibilità di condividere con voi i punti fondamentali del progetto di governo che anima la mia visione di organizzazione del nostro Ateneo, e quindi di sottolineare le urgenze che riguardano la base di qualunque costrutto, di qualunque architettura proattiva e che è rappresentata da quel tessuto connettivo che il personale tecnico-amministrativo rappresenta nella obiettività operazionale, ma anche nel mio cuore.
E quindi tutti sappiamo, come famiglia in cui crediamo, a cui abbiamo dedicato tutta la nostra migliore vita, a cui ancora vogliamo dedicare la nostra maturata esperienza e competenza, il nostro amore e entusiasmo, che la situazione di oggi è una grave situazione che ci coglie tutti. Non possiamo andare al supermercato a comprare qualunque cosa senza trovare qualcuno che ci guarda con occhio severo e comincia a parlare e ci mette in imbarazzo, perché non abbiamo argomenti per poter discutere. Dobbiamo solo fare, assumere le nostre responsabilità e dare testimonianza di qualcosa che noi abbiamo al nostro interno e che il tempo ci darà ragione nel rispetto di una storia che non appartiene solo a noi, è appartenuta al passato e apparterrà al futuro. Questa è la responsabilità nell'umiltà che abbiamo il dovere di compiere. L'università non è nostra, noi siamo degli attori che nella migliore delle prospettive operiamo per il bene di ciò che quale istituzione l'università rappresenta. In linea con questa storia di prestigio dobbiamo assolutamente recuperare credibilità, visibilità e stabilità attraverso uno scatto di orgoglio, di sincera compenetrazione della vera situazione di crisi che stiamo vivendo, e questo non può che avvenire attraverso un profondo vero cambiamento che investa gli ambiti essenziali, quali l'ambito etico, quale l'ambito gestionale, l'ambito amministrativo, ma soprattutto è un fatto di cultura. Dobbiamo essere noi, è facile rimetterci in gioco con una riflessione profonda, sincera, culturale. Siamo persone che siamo brave per definizione ad adattarci alle dinamiche della società a cui prestiamo il nostro migliore servizio. Quindi noi come adattamento dobbiamo riflettere nella direzione giusta con uno sforzo culturale che ci vede sereni nel sapere quali sono le prossime tappe che dobbiamo fare, che abbiamo la responsabilità di fare. Infatti l'Ateneo Catanese ha in sé le risorse per poter generare il cambiamento di cui abbiamo bisogno, mettendo in gioco le forze migliori. Voi siete le forze migliori, puntando su un Ateneo rigenerato e motivato in tutte le sue componenti, attraverso cui la piramide operativa si mette in moto, generando proattivamente beneficio della società e del territorio a cui guarda un'istituzione come quella universitaria. Da molti anni il nostro Paese non investe in alta formazione, e quindi a questo aggiungiamo un mutato atteggiamento culturale della società nei confronti dell'università, che qui a Catania acquista note di profondità e di gravità particolari per le vicende che tutti abbiamo sotto gli occhi, e che quindi mette in gioco, in discussione, il ruolo istituzionale che all'università compete nell'alta formazione e nella ricerca. Quindi è urgente, essenziale, restituire al nostro Ateneo la forza di proiettarsi nel territorio, la forza di essere un punto di riferimento, un soggetto che non assiste passivamente alle dinamiche in essere, ma che si rende protagonista insieme alle altre forze istituzionali, alle altre forze sociali che rappresentano l'humus di quello che è il miglior futuro, è giusto che ci riservi per gli sforzi che noi facciamo, di un progetto di innovazione, crescita e sviluppo del territorio. Un Ateneo come quello di Catania, che ha 6 secoli di storia, che occupa quasi 3.000, ahimè un po' di meno, dipendenti, e che vuole essere un punto di riferimento per decine di migliaia di famiglie, per il territorio, per le altre istituzioni, non può che attraverso la comunicazione dei saperi rinnovati, competitivi, mettersi in discussione, perché questo è il modo più competitivo che l'università, che noi abbiamo a disposizione per rispondere ai bisogni della società di crescita e sviluppo. La società ci impone questi dettati che non ci lasciano scelta se non una risposta proattiva. In questa dimensione, in cui il cambiamento è la parola d'ordine, il cardine paradigmatico di qualunque entusiasmo e visione di fattiva operatività, il rettore dovrà essere un coordinatore, un custode, un contaminatore, un testimone,
di una dimensione rinnovata, cambiata di legalità, trasparenza, efficienza e deve puntare al benessere degli studenti. Il rettore deve promuovere i rapporti con gli Atenei siciliani e con il bacino del Mediterraneo. In questa visione, come esercita il nostro statuto, il rettore esplica prerogative di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento del fine migliore dell'Ateneo, che non può non estrinsecarsi attraverso criteri di qualità, efficienza, trasparenza e soprattutto promozione del merito. Quindi le tre anime della nostra istituzione, didattica, ricerca e innovazione, non hanno senso, credetemi, non hanno senso se, così come il corpo umano non ha senso come testa, cuore, fegato, se non c'è il tessuto connettivo che conduce i vasi, la linfa migliore al miglior risultato. Questo tessuto connettivo siete voi. E ve lo dico col cuore, non perché sono oggi qui a raccontarvi qual è la base del mio migliore entusiasmo, è una volontà di condivisione di un progetto di riscatto che passa attraverso la vostra promozione. Io da direttore di scuola di specializzazione posso veramente dire che la mia scuola è un punto di riferimento per tutto il territorio nazionale, e se lo è perché racchiude delle anime molto dinamiche, patologia clinica e biochimica clinica, lo è perché ogni volta che ho un problema, una visione dinamica del proprio operare ha bisogno di problemi. Il Signore ci manda sempre delle prove da superare, per farci migliori. E quindi ogni volta che alzo il telefono e chiamo l'ufficio della didattica o della ricerca, perché sono stato coinvolto in grandi internazionali, il problema è già risolto. La mia gratitudine verso di voi è infinita. E vi voglio bene per questo. Quindi, se avrò l'onore di fare il rettore, io non dico nei prossimi 100 giorni, io dico l'indomani, io apro un tavolo di contrattazione con le forze sociali per discutere cosa c'è da fare per migliorare attraverso un processo attivo di rielaborazione al rialzo della formazione, riqualificazione al rialzo delle competenze, e che possa bloccare questa anestesia motivazionale che vede il mio personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico-amministrativo di tutti messo in un angolo, depresso, perché non ci sono gli elementi per dargli la giusta motivazione. Questo si chiama depressione, degenerazione, non circolo virtuoso di rilancio e sviluppo del benessere della società. Credetemi, una delle cose più belle che la mia ricerca, che faccio come un gioco, come un bambino innamorato da quando l'ho iniziato a fare, è quella della medicina del benessere. Coordino una società euromediterranea di anti-aging medicine. Queste sono parole che non hanno significato se non puntano alla longevità, in benessere di qualunque iniziativa. Allora il benessere parte dalla giusta motivazione, dalla giusta collocazione delle forze migliori. Voi avete una competenza che non ci sono soldi per pagarla, bisogna aumentare questi soldi. Allora il tavolo di concertazione con le forze sociali deve servire immediatamente a destinare locazioni e parcheggi. Per esempio il Vittorio Emanuele può essere un campus che magari può coinvolgere l'intervento molto illuminato di un architetto come Renzo Piano. Siamo a livello di poterlo fare come un campus virtuale per tutti gli studenti delle facoltà umanistiche, il Tomaselli per gli studenti di medicina, il San Luigi, un campus dove la virtualità del collegamento internet porta dentro tutto il sistema bibliotecario rivivificato con le migliori e più moderne tecniche di digitalizzazione, di comunicazione della conoscenza, e al centro il benessere degli studenti, che sono il bacino di utenza, quindi di verifica dell'apprendimento. Questo significa che più studenti vengono, più corsi di studio si possono istituire, e l'università nel suo ranking fa il cammino che è chiamata a fare. Senza il vostro contributo rimane solo elusivo
è un sogno che non si può realizzare. Quindi ritengo che il proseguimento della situazione di sottofinanziamento del sistema universitario generi un clima competitivo al ribasso delle motivazioni delle forze migliori dell'Ateneo, non solo personale tecnico amministrativo, ma anche docenti, ricercatori e anche studenti. Quindi questo non può non essere una visione miope di una aziendalizzazione sterile. Non si fa così, non si rispettano così istituzioni secolari, così vitali per il bisogno del Paese di essere competitivo. I tagli hanno limitato il diritto allo studio con aumento dei costi reali per gli studenti, con riduzione di organico causate dal preconcetto che la forza lavoro è un costo, è un peso. Ma una squadra non può vincere senza giocatori, soprattutto se i giocatori non sono motivati, non sono visti come un bene prezioso da coltivare, da custodire. Crediamo che sia necessario abbandonare le politiche inerenti la programmazione del personale che blocchi il turnover, che rende il personale precario, che ne blocchi le carriere. Questa è un'asfissia, non un'anestesia. Una soluzione dovrà essere quella di mettere in moto tutti gli strumenti che permettano, per esempio, una reale pesatura del costo del personale. È quello di risolvere il problema dei blocchi salariali determinati da manovre finanziarie che ci stroncano. Blocco dei rinnovi contrattuali per il personale tecnico amministrativo, che sommati al blocco delle progressioni di carriera fanno una tossina letale. E questo sta determinando salari ben al di sotto della media europea, come è stato ben sottolineato, e anche addirittura di una diversa delocalizzazione delle risorse a servizio del personale che opera nelle istituzioni tra sud e nord. In questo contesto va affrontato il tema della riforma universitaria. La prima cosa che da qualunque indirizzo politico si ha chiaro in mente è quello di mettere mano ad una riforma universitaria che non può essere quella che abbiamo sotto gli occhi di tutti. In tale situazione di precarietà appare evidente che il futuro degli Atenei resta troppo vicino vincolato alla grave situazione di sofferenza economica del territorio e quindi sta portando il sistema universitario, così come l'intero comparto del servizio pubblico, verso un declino che passa attraverso la messa in discussione della essenzialità della politica del welfare. E questo è il punto centrale da cui voglio partire nel indirizzarvi il mio saluto e il mio pieno rispetto, la mia piena gratitudine per quello che voi fate con tanto sacrificio. C'è bisogno di politiche attive, di reti qualificate per la formazione e la riqualificazione, di assunzioni, di modernizzazione delle strutture e delle infrastrutture, di investire in tecnologia. È necessario vivificare i tavoli di contrattazione e di confronto, per esempio sugli ammortizzatori sociali, riordinare l'azione del fisco su una classe che già è debole, rispettosa del criterio di progressività, ma coraggiosa verso il lavoro e le fasce più povere della popolazione. Questa è l'Italia, questa è anche la nostra istituzione. Occorre quindi ragionare su un'estensione quasi erga omnes dei minimi salariali, definiti in ogni settore dai contratti collettivi nazionali più rappresentativi. Ed è chiaro che un buon contratto collettivo nazionale vale sempre molto di più di un salario per legge, perché oltre ai minimi garantisce aspetti retributivi, tredicesima, quattordicesima, TFR, indennità, premi, scatti di anzianità, welfare contrattuale, che nessun salario minimo ci può garantire. Quindi contratti, piano di assunzioni, parità di trattamento pubblico-privato a partire dai TFS, investimenti, formazione sono priorità evidenti da considerare appropriatamente in un'azione di rilancio e sviluppo della nostra politica di riscatto della nostra università. Ci sono delle questioni aperte per il nostro comparto. Ridefinizione del DEF che orienterà le politiche di investimento e di spesa del governo, dalle quali dipende ad esempio se e quali margini ci saranno per rinnovare il contratto nazionale che è già scaduto il 31 dicembre scorso. E la seconda, non meno importante, ragione di urgenza è legata alla stabilizzazione dei precari,
Questo è un problema penoso che va risolto e non se ne deve parlare più. Dal primo giorno si mettono in moto i processi virtuosi per dare soluzione ai problemi. Quindi tutti i fattori, assieme all'inaccettabile carenza del personale, che mettono a rischio quei servizi indispensabili che creano i veri diritti di cittadinanza, a partire dal diritto alla salute e all'istruzione universitaria. Welfare, ridisegnare il welfare accademico. Per esempio, io mi vergogno perché giro sempre all'estero e non c'è un asilo per tante mamme che danno il loro meglio di sé a casa e nel lavoro. Benessere, convenzioni con i centri sportivi per tutte le famiglie della comunità accademica. Perché io medico, se mi faccio un mutuo, ho dei benefici, e come ricercatore, professore e scienziato universitario, che non posso vivere senza l'opera quotidiana e di sacrificio del mio personale, che siccome so fare ricerca competitiva, didattica competitiva e quindi innovazione, deve essere un personale espertissimo, valorizzato al massimo, che mi permette questa azione di rilancio della competitività, senza la quale l'università è destinata a marginalizzarsi, ridimensionalizzarsi e magari federarsi per scomparire. Noi non vogliamo questo. Aumento del tempo libero, apertura di biblioteche con progetti, convenzione con il Policlinico per quanto riguarda il tema della solidarietà, per tutte le famiglie della comunità accademica, servizi alle famiglie come l'apertura, come abbiamo detto, sul luogo di lavoro, di centri di benessere, compreso gli asili, riunire le famiglie cercando una sistemazione quanto più vicina al luogo del lavoro, sono tutte realtà operative all'estero, servizio di consulenza e assistenza per progetti finanziari, applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono tutti argomenti che si articolano attorno a un nucleo etico operativo, dove la promozione del lavoro, l'adeguamento delle politiche su salute, sicurezza, qualità del lavoro, benessere organizzativo, prevenzione del rischio clinico e applicazione della legge Gelli sul rischio clinico, programmazione dei servizi di emergenza e prevenzione delle aggressioni, permettono alla fine di mettere dei punti di innesto virtuoso, come per esempio l'aumento mensile lordo per tutto il personale amministrativo prima e per il personale docente successivamente. Tutto questo attraverso lo strumento dei progetti, da presentare prima per l'approvazione e da verificare in merito al raggiungimento degli obiettivi proposti. Tutti i componenti dell'Ateneo devono dare il loro contributo al reperimento delle risorse aggiuntive da distribuire alla nostra amata comunità accademica. Doveri. Il personale ha bisogno di avere dei punti di riferimento certi e pertanto la scala delle progressioni deve essere certa. Il direttore generale, non ci deve essere più conflitto. Se un padre, quando si domanda se i figli lo amano, non ha una risposta positiva, si deve mettere in discussione, deve riflettere e deve trovare soluzioni. Il rettore deve pretendere una piena sintonia tra DG e dirigenti. Al rettore spetta comunque l'ultima parola e per questo, come faceva in Buonlatteri, è opportuno una riunione settimanale con tutti i dirigenti e i DG e assegnare loro i compiti e verificare il risultato. Questo mette in luce il vostro operato, non lo mette sotto le coperte. I dirigenti sono un elemento essenziale, ma non lo sono per niente se non c'è il tessuto connettivo delle persone motivate e entusiaste, con consolidato senso di appartenenza. Per finire, occorre in parole ripristinare l'orgoglio dell'appartenenza senza ricorrere a promesse di rapida carriera che oggi sono difficili da mantenere. La mia ultima carezza e tributo di rispetto nei vostri confronti vuole veramente fare una profonda riflessione e ci chiama al senso di responsabilità. Voi già sapete che io intendo fare di tutto per innalzare il peso del vostro voto, questo è il primo segno di rispetto. Non siamo in America passata, autobus per i bianchi e per i neri, almeno 0,5, questo è il minimo per dirvi grazie. E naturalmente è tempo di profonda autocritica. Oltre a una necessaria riflessione su quanto accaduto e sulle cause che l'hanno determinato, quella, come ho detto, che dobbiamo avere il coraggio di fare una profonda riflessione culturale, entro cui io mi metto con tutto me stesso, con il mio sereno ottimismo,
ma anche con il senso del limite e la sensibilità ad ascoltare i vostri bisogni, a prevenire, anzi senza bisogno che me lo dite, perché io ho vissuto con voi, mi avete visto crescere qualcuno e vi voglio bene per questo. Quindi cambiamento, rispetto delle regole, trasparenza, condivisione, innovazione rappresentano i principi cardini, i cardini paradigmatici di un progetto da cui non intendo e non intenderò derogare se avrò l'onore e il privilegio di essere scelto rettore per il prossimo sessennale. Vi ringrazio. Grazie professore Calabrese, sia per esso la parte dedicata al dibattito e alle domande da parte del pubblico. Principalmente personale tecnico amministrativo, ma se ci fossero anche colleghi o studenti, l'assemblea è aperta a tutte le componenti universitarie. Ci sono già iscritti a parlare 8 persone, il tempo dedicato, ecco, se ne possono iscrivere altre 2, invito il dottore di questi a prendere nota dei nomi che io non conosco. Ce n'è un altro là, quindi questi minuti per un altro là sopra, otto di questi, 2, uno là e uno là sopra. Faccio un attimo, se si era già iscritto il signore, già iscritto, c'è un altro là che ha il braccio alzato. Ricordo nel frattempo che il tempo concesso a ciascun intervento è di 2 minuti, ricorderò i 30 secondi dalla scadenza del tempo. Magari se volete scrivervelo di intervento è utile, in modo da essere concisi. Dopodiché i candidati, con lo stesso ordine con cui sono intervenuti, risponderanno collettivamente, commentando, rispondendo le cose. Invito ciascuno di voi, quando verrà chiamato a parlare, a presentarsi con nome e cognome ovviamente, e in particolare indicare la struttura, l'ufficio di appartenenza, in modo che si capisca meglio da dove il commento o la proposta proviene. Ciascuno di noi è una persona ma rappresenta un ufficio, quindi. Allora, se non ci sono altri iscritti a parlare, già avremmo insomma abbastanza. Allora invito il dottore Leonardi c'è qualcuno con il microfono? Sì, la signora, quindi prego. Ok, buongiorno a tutti, mi presento, sono Daniele Leonardi, lavoro presso l'ufficio tecnico oggi area della progettazione, sviluppo edilizio e manutenzione bla bla bla, di cui la parola progettazione non compare neanche una volta nella sua microorganizzazione. E allora porgo 2 domande ai candidati, alcuni hanno già risposto, altri non hanno avuto il tempo, 18 minuti sono pochi. Vorrei sapere se il loro programma tiene conto da risposta non solo la criticità del momento, che può anche dirsi temporanea, occasionale, ma ben 10 anni di criticità dell'Ateneo, 10 anni in cui siamo stati esposti non a torto alcune volte. Le nostre vicende iniziano al 2008, vicenda farmacia, abbiamo avuto un'interrogazione parlamentare sugli affidamenti anomali di collaudi, le vicende a scandalo sessuale, la Mailgate, concorsi anomali che iniziano nel 2012, la vicenda policlinico, la vicenda del cuore, vi ricordate? La TV di Ateneo, lo scandalo Kurgana, e nel 2014 inizia la guerra tra gli organi di governo. Tutto questo porta ad un'analisi, secondo me, molto approfondita delle cause che hanno determinato 10 anni, non negli l'ultimo mese e le ultime settimane, 10 anni di mal governo. E questa è una domanda. La seconda domanda parte da una considerazione. Io sono qui dal 2001, ho sentito già 4 programmi di candidature delle varie amministrazioni, partendo da Latteri. Tutte quante ponevano il personale tecnico-amministrativo al top da valorizzare. Bene, ma allora, in maniera provocatoria, ma quanto vale il lavoro di una persona, di un personale tecnico-amministrativo? Voi lo sapete quantificare? Quanto vale di fatto? Non a belle parole. Sì, va bene il discorso di fare parte di un organico, quanto vale? Io ho una fortuna, essendo architetto, posso compararmi ai colleghi professionisti ingegneri.
Ebbene, allora con il mio lavoro documentato qua dentro posso praticamente dimostrare di aver fatto risparmiare all'amministrazione 1.200.000 euro di parcelle esterne, detratte 600.000, abbiamo un utile di 600.000 euro risparmiate col mio lavoro, e chiaramente questo qua si può allargare a tutto il personale tecnico-amministrativo come sistema. Ebbene, in 18 anni non ho avuto mai possibilità di poter accedere a un concorso per EPO dirigente, mi sono visto scavalcato da 29 colleghi che partivano da ruoli più bassi e che non hanno fatto tutto il lavoro che ho fatto io. Come faranno, domanda, come faranno i candidati rettori a poter assumere quelle informazioni sul reale stato del personale tecnico amministrativo, bypassando quelle persone che nel frattempo si pongono come intermediarie dell'informazione, EP, vice dirigenti, dirigenti, che sono saliti quasi tutti con meccanismi simili a quelli di oggi, di cui oggi siamo all'occhio del ciclone. Grazie. Invito alla concisione e chiamo a parlare il dottore Maccaronello. Eccomi, Dario Maccaronello, area della ricerca. Come vedete già dal primo intervento, il personale è fortemente disilluso e amareggiato, non solo per la vicenda, per le note vicende, ma perché per anni siamo stati messi ai margini della vita politica dell'Ateneo. Questo si può sicuramente far risalire a quest'ultimo, il passato rettore, ma sicuramente anche per le note vicende negli ultimi anni del mandato del professore Pignataro. Siamo stati totalmente messi ai margini e anche la contrattazione ne ha fortemente risentito. E a questo si aggiunge un rapporto conflittuale che è durato parecchi mesi con la direzione generale. Questo ha ovviamente causato ritardi sulla questione stabilizzazioni che tutti a livello teorico avete rappresentato. Ci aspettiamo di capire come a livello pratico si possano concludere le vicende, altrettanto per la contrattazione. Considerate che posso dire, penso, la totalità delle persone qui presenti attendono migliaia di euro dall'amministrazione. L'amministrazione è in debito col personale per migliaia di euro ciascuno, e questo sul bilancio familiare pesa enormemente. Quindi vi chiedo, siccome sento parlare molto di cambiamento, di discontinuità, anche se poi la sensazione di tutti, mi spiace dirlo, è che possono restare parole vuote, vorrei capire come possiamo dare, cosa proponete per avere una vera discontinuità nei rapporti con il personale, per una vera valorizzazione del personale. E seconda cosa, una domanda più banale che si possa fare: perché dovremmo andare a votare noi del personale, perché dovremmo votarvi? Dottore Maccaronello, chiamo il dottore Belfiore. Buongiorno a tutti. Allora, io scusate le spalle ai miei colleghi, ma mi metto davanti a voi. Nei vostri programmi avete detto di impegnarvi per la stabilizzazione. Allora, io vi chiedo un impegno concreto, immediato, al primo tavolo di contrattazione. Chiudiamo sta benedetta stabilizzazione. Io ho colleghi che hanno 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 anni di precariato qui dentro e sono ancora precari, non va bene, non è possibile una cosa del genere, un rinnovo del contratto. Io non sto pagando più la spazzatura, sto camminando senza assicurazione in macchina, rinnoviamo sto benedetto contratto, non ce la facciamo più. È allucinante una situazione del genere. Scusate tutti quanti il mio sfogo, ma è allucinante. Grazie dottore Belfiore. Chiama a parlare il dottore Ceraldi. Mi sentite? Sì. Buongiorno, io per chi non mi conosce sono Carlo Ceraldi, sono il coordinatore della FGU Gilda Unans, che notoriamente è la seconda forza politica sindacale in Ateneo e nel comparto dell'Università Italiana.
Volevo fare un intervento molto più lungo, ma pensavo che i tempi erano diversi, però prendo subito spunto e dicendo che mi sono piaciute tutte le metafore, a partire quella del professore Cariola sulla casa comune che tende a diventare un kibbutz, della squadra vincente del professore Priolo, ma voglio prendere a prestito la metafora che ha fatto il professore Purrello sul corpo unico che dovrebbe essere la nostra comunità accademica. Ebbene, prendo a spunto questa metafora per dire che negli ultimi anni, come dire, gli organi vitali di questo corpo sono stati adeguatamente nutriti, come giustamente che sia, e mentre, che dire, come dire, la parte degli arti, no? Le braccia, le gambe, quelle che servono a sostenere questo corpo, sono state, come dire, si sono via via atrofizzate. E perché molti, uscendo fuori di metafora, colleghi stanno andando in pensione e non sono stati adeguatamente rimpiazzati, e perché non ci sono, come dire, non si è stati adeguatamente integrati, perché il contratto integrativo è da 2 anni che non si chiude, e perché anche veniamo a perdere pezzi ulteriori, cioè quei contratti dei tempi determinati, cioè i precari dei precari, che doveva essere fatto un potenziamento dei servizi. E sono figure specialistiche, perché appunto già prese e formate, perché anche il concorso era mirato, trattandosi di tempi determinati, per avere quelle figure ben precise, e che adesso il direttore, giorno 25, in piena campagna elettorale, ha deciso di mandare a casa perché ha annullato i bandi vecchi, e quelli banditi già a maggio non stanno andando avanti, le commissioni non si stanno riunendo. Io capisco e ho apprezzato molto tutto quello che ha detto per quanto riguarda il rilancio dell'ente, no? Gli obiettivi da proporsi, i campus, il cercare di prendere i fondi europei, ma tutto questo, sappiate che per farlo occorre avere il personale, ma non solo il personale formato, come avete giustamente detto, e vi assicuro che lo screening è stato fatto, professore Priolo, avrà modo di vederlo subito, il personale, vi assicuro che il personale è altamente formato già, c'è buona parte che è altamente formato e pronto all'uso per essere speso immediatamente. Il problema è la carenza però del personale, e vi ripeto, le stabilizzazioni non sono altro che dare dignità a chi già insiste nel lavoro all'interno dell'ente, ma qui abbiamo bisogno di risorse nuove e ulteriori. Per quanto riguarda la spesa del personale, quando si diceva prima abbiamo le ristrette, scusate, ma è doveroso, è vero, la coperta è corta, professore Barbagallo, ma deve sapere che della spesa per il personale dell'80% è mai raggiunto, il 75% di quell'80% è la spesa per il corpo docenti, mentre per il personale si spende soltanto il 25%, cioè, sappiate questo. Noi già nel 2007 eravamo l'ente in Italia con il più sottodimensionato e il più sottopagato, sappiatelo, e dal 2007 abbiamo fatto solo 2 PEO, che sarebbe lo scatto stipendiale vostro ogni 2 anni, noi l'abbiamo fatto in 15 anni, 2, e un'unica PEV, una progressione verticale, che ha riguardato all'incirca il 5% dei lavoratori allora presenti, cioè 80 persone. E qui c'è gente che ha plurilaureata, plurimasterizzata ed è in categoria C. E qualcuno diceva prima che dobbiamo riconoscere le responsabilità a quelli di categoria C. Sappiate, io sono in categoria C e ho 2 master. Io non sono più disposto a prendermi responsabilità se non verrò adeguatamente riconosciuto come il mio ruolo. Giuridicamente io voglio essere riconosciuto come funzionario, non è possibile che devo aspettare 15 anni per avere una progressione verticale. Ripeto, è giusto che i professori sanno che se fanno bene il loro lavoro di ricerca, di docenza, sanno che hanno la carriera segnata perché faranno i vari passi, no? Questo nel personale non succede. Il personale, c'è gente che entra in categoria C e se va bene va in pensione in C4. Magari pluricompetente potrebbe andare in pensione, cioè, quindi bisogna cercare di garantire. Adesso scusatevi, ho tediato con questa cosa, proprio per dirvi che sarà un autunno caldo, ve lo dico da sindacalista, sarà un autunno caldo, i problemi, come avete visto, lo sapete, sono variegati. Grazie. Quello che vi chiedo io è solo questo, vorrei sapere cosa farete da qui a dicembre per il personale, le politiche specifiche, poi in virtù della coperta corta, perché bisognerà scegliere. Dottore Ceraldi.
Invito a parlare il dottore Ligresti. Se gentilmente infatti vi mettete là, così siete in favore di camera quando venite chiamati, prego. Ok, allora partiamo dal punto cruciale che ha caratterizzato, diciamo, il programma elettorale per quanto riguarda, diciamo, il personale, che è il problema delle stabilizzazioni. Apprezzo il fatto che tutti i candidati, diciamo, abbiano assunto un impegno a proseguire e continuare, diciamo, le stabilizzazioni del personale precario, in quanto rappresenta sicuramente una questione di giustizia sociale e una questione molto molto importante e sentita dal personale. Però per avere contezza del problema, secondo me, bisogna entrare nel merito della questione. La questione io la vorrei sintetizzare così, in termini di numeri. Per concludere il processo di stabilizzazione ad oggi ci vogliono circa 51-52 punti organico. Di questi 52, 17 e 30 sono i famosi punto organico aggiuntivi, che sono nella mente del Signore fino ad oggi, e altri 17 sono quelli destinati dal piano di fabbisogno approvato nel quello 2018-2020, punto organico ordinari, sulla dotazione ordinaria del 2019, e altri 16 sono sulla programmazione 2020. La procedura diventa incerta nella misura in cui questi 17 punti organico, diciamo, allo stato attuale non ci sono. Non ci sono perché i revisori, dopo un anno e mezzo, non hanno ricertificato il fondo. Non ci sono perché c'è una quantina di diatriba tra amministrazione, ministero e revisori, per la quale questa soluzione, diciamo, non si è trovata ancora una soluzione. Ecco, come intendete affrontare questo problema relativo al numero incerti? Io ho letto qualche proposta, diciamo, ho letto tutte le proposte dei vari candidati, e mi permetto di fare un'osservazione, professore Purello. Lei propone di chiedere un'anticipazione di punti organico al Ministero, diciamo, relativi ai prossimi 2-3 anni, non so, ecco. È una soluzione di difficile realizzabilità, perché è vero che il punto organico è un'unità di misura che ti permette di determinare quante assunzioni puoi effettuare, ma è vero che i punti organico vengono determinati ogni anno sulla base dei cessati al 31/12 dell'anno precedente, sulla base delle percentuali di turnover che viene stabilita per legge, e soprattutto sulla base del rispetto di determinati indici di sostenibilità economico-finanziaria, uno dei quali è il rapporto tra spesa personale e entrate contributive FFO. Questo rapporto, ad oggi come ieri sancito in Senato Accademia di Conciliazione, è al 79,99. Il Ministero non darà mai in conto anticipazione 2-3 anni di punto organico, perché ogni anno deve verificare se l'onestà rispetterà questi indici. Quello che fa il Ministero invece è una cosa diversa, ma non è una novità. Ogni anno fa una circolare nella quale dice: bene Ateneo, hai programmato 20, 30, 40 punti organico, ne puoi utilizzare in conto anticipazione il 50%. Mi piacerebbe sapere se rispetto ai 54 punti organico previsti nel 2019 per l'Università di Catania, sul 50%, quindi sui 27, siete d'accordo a destinarli alla procedura di stabilizzazione o buona parte di questi, in quanto le procedure di stabilizzazione non incidono sulla spesa. Le stabilizzazioni sono già contenute nella spesa del rapporto spesa personale FFO. Vi chiedo se siete d'accordo a, diciamo, utilizzare questo anticipo di punto organico già sin da subito. Altra questione, già affrontata da vari colleghi, le progressioni economiche verticali. È da 10 anni che non si fa una progressione economica verticale e nemmeno un concorso, perché con la Brunetta bisogna fare il concorso. E devo dire che il piano di fabbisogno ci dà, anche se limitatamente, una possibilità, quello 2018-2020. Prevede 49 posizioni, passaggi di categoria da B a C e da C a D per 49 posizioni, 24 da fare nel 2019 e altre 25 da fare nel 2020, con un minimo già previsto di punti organico. E la cosa importante è che queste progressioni verticali vengono fatte senza la legge Madia.
E quindi anche quelli scadono il 31/12/2020. Vi chiedo se siete d'accordo ad attivarli subito. Un'ultima questione e finisco. Piano di miglioramento dei servizi approvato il 4 marzo di quest'anno dal Consiglio di Amministrazione. Il piano prevede, in vista della visita dell'accreditamento ANVUR, che si darà ora a marzo, un piano di fabbisogno straordinario di personale a tempo determinato. Una parte da ricoprire con rinnovi di contratti che non siano in essere da non oltre 2 anni, una parte da coprire con bandi in scadenza, di posizioni che sono in scadenza. Ad oggi non se ne è concluso manco uno di questi bandi, o forse qualcuno. E il direttore generale ha annullato bandi già emanati, non da ultima ora, il 25 luglio. Io vi chiedo, ed è a rischio, e lo dico, io appartengo all'area finanziaria, sono a rischio già da settembre determinati servizi essenziali dell'area finanziaria e delle altre aree che sono coinvolte, diciamo, in questa mission che è l'accreditamento ANVUR. Vi chiedo se è vostra intenzione attuare, far attuare, dando al direttore generale precise direttive dal 3 di settembre per concludere in tempo questo benedetto piano di miglioramento dei servizi che, ripeto, è stato adottato il 4 marzo del 2019. Grazie. L'invito a rispettare i tempi non è soltanto una questione tecnica. Tenete conto che i candidati avranno soltanto 5 minuti ciascuno per rispondere, quindi vi invito a porre delle questioni precise, in modo conciso, in modo che poi si possa rispondere, altrimenti questioni enormi che verranno affrontate nel corso dei 6 anni, possibilmente anche successivi, insomma, non possono essere affrontati. Quindi invito a parlare il dottore Nicotra. Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, sono segretario di un sindacato autonomo, lo SNALS, settore università, primo a livello nazionale, ma anche rappresentativo qua. Perché ho detto questo? Perché a noi come sindacato, che dal primo momento di questi ultimi 2 anni, ma da sempre, abbiamo cercato di dedicare la nostra azione nella difesa della dignità del personale. E chi non era d'accordo, aveva i suoi interessi, possibilmente è andato anche via. Però il nostro obiettivo è stato questo. Ora mi chiedo, il numero importante è questo 80%. Qualcuno già ha detto che di questo 80% il 75% è destinato agli costi degli stipendi dei docenti. Cosa significa? No, è con la difficoltà di avere i contratti del personale non rinnovati come la legge prevedeva. Quindi noi abbiamo avuto 2 contratti, 16 e 17, messi in pagamento nel 18. 18 e 19 ancora avanziamo delle risorse dei 2 contratti precedenti e appena appena quantizzate i costi per poter fare il bilancio, perché sennò non si poteva fare. Quindi è stato fatto solo per un motivo, e risparmiando e tagliando determinate risorse che di fatto non sono state inserite perché fatte nell'anno successivo, quindi nel 2019. Questo è un grosso danno anche economico alla crescita del salario accessorio del personale. La domanda è: questa amministrazione, l'amministrazione passata, ha fatto degli errori, errori grossissimi anche al di là delle norme di legge, specialmente nei confronti del personale, non parliamo del resto. Questo voi indubbiamente, oltre ad avere il programma, avete anche da presentare, avete anche un programma già fatto con le figure che dovranno entrare e l'azione. Questa parte dell'amministrazione che ha sbagliato su indicazione del consiglio di amministrazione, che cosa farà? Resterà per quest'anno e per i prossimi 3 anni, anche perché il direttore generale ha detto che lui già presenterà le dimissioni, però spera anche che chi sarà le può anche prorogare o non accettare. Voi, qual è la vostra intenzione su chi ha sbagliato nell'applicare le norme di legge che sono il rispetto del contratto del personale? I nomi speriamo di poterli già avere ora, anche se questo è un impegno vostro molto pesante. Grazie. Grazie. Mi interessa parlare la dottoressa D'Antona. Buongiorno.
Buongiorno, io sono Maria Grazia D'Antona, Dipartimento Scienze del Farmaco, Servizi Tecnici di Laboratorio. Ringrazio i candidati rettori per la loro disponibilità e attenzione al nostro benessere. Ci auguriamo che tale benessere permanga anche dopo la loro elezione. Anche perché negli ultimi anni purtroppo abbiamo vissuto tutti una situazione di gravissimo malessere. Il professore Priolo parlava di competenze. Noi abbiamo fatto un censimento delle competenze, dove ognuno di noi ha detto tutto quello di cui era competente e tutto quello che aveva imparato in passato. Hanno pensato bene di ritrasformare tutto e oggi ci troviamo magari a svolgere dei ruoli che magari non ci trovano competenti, e questo lei ha detto è un primo malessere, ma se c'è questo errore è un secondo malessere. Io ne indico un terzo malessere, perché secondo me, l'opinione che io mi sono fatta negli ultimi anni, questo malessere è causato ad hoc, perché se una struttura, un ufficio non funziona bene, io lo scredito e cerco di far entrare personale dall'esterno a coprire tali servizi senza guardare le competenze all'interno della nostra università, perché questa è una vergogna. Abbiamo competenze che non esistono in Ateneo ed è corretto farle entrare, ma dirmi che io sono scadente, non sono adatta al mio lavoro per favorire interessi illegittimi, questo è vergognoso e questo non lo permetteremo più a nessun rettore. Grazie, ho concluso. Grazie dottoressa D'Antona, invito a parlare il dottore Parrinello. Dottore Parrinello, eccolo. Buongiorno, io sono Federico Parrinello dell'area informatica, sono un tecnico informatico. Intanto volevo dare la mia solidarietà alla collega Antonella Lanzafame per gli attacchi che ha ricevuto, perché la merita, veramente. Volevo ricordare il mantra delle stabilizzazioni, che sono importantissime, e ricordarvi anche che a novembre ci sarà lo sblocco per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Quindi nell'immediato cosa fare per completare la lista di stabilizzazione. Inoltre ci sono tanti che già da tempo sono nostri colleghi che non appartengono alla lista e sono, io direi, necessari. E anche per queste persone bisogna trovare un percorso. Scusate, un po' di emozione, un po' di fiatone. E un'altra cosa, visto e considerato, mi rifaccio anche a quello che ha detto la collega di prima, che alcune esternalizzazioni hanno avuto, hanno prodotto tutto il male possibile, che intenzioni avete? Avete intenzione di reinternalizzare i vari servizi o continuare a esternalizzarli? E questo è importantissimo. Il miglioramento del nostro trattamento economico, è necessario trovare degli strumenti, dei mezzi che concretamente possano darci più soldi. Abbiamo bisogno che in qualche maniera aumentate i nostri stipendi, che sono veramente bassi. Non so quali siano i mezzi giusti, presuppongo il fondo accessorio, aumentando il fondo accessorio, dando le indennità accessorie che sono un nostro diritto. Solo questo, grazie. Grazie, il dottore Finocchiaro. Sono ragioniere, non dottore. No, è giusto. Sarò brevissimo. In buona sostanza, lavoro nel Dipartimento di Economia e Impresa, sono una RSU di questo Ateneo, eletta nelle liste della CGL. Noi chiediamo, come
come tutti quelli che mi hanno preceduto, qual è la vera vostra posizione sulle stabilizzazioni e come vogliamo in effetti muoverci sulla Madia. Lo ricordo perché tanto lo sapete, che ad alcuni colleghi in dicembre scadrà il contratto, colleghi che lavorano da decenni, quindi vi pregherei in questo caso di quantomeno in urgenza sopperire a questo. Il salario, problema che riguarda salario accessorio, i contratti integrativi, qui siamo fermi al 2017, manca 2018-2019. C'è una categoria di lavoratori che sono metà colleghi nostri, permettetevi anche un po' vostri, cioè sono i lettori e i CEL. Lettori e CEL che è un problema fermo da anni questo Ateneo, perché per effetto della 240 Gelmini si sono trovati a guadagnare qualcosa come 800 euro al mese. Dico, ma si può andare avanti ad altro stranieri, chi viene dall'Inghilterra, chi dalla Francia, dalla Spagna, e hanno iniziato delle azioni legali contro l'amministrazione, giustamente, e un tavolo tecnico su questo argomento chiesto da anni non è mai stato affrontato, quindi vi pregherei di affrontare anche questo argomento. Progressioni PEO e PEB, ferme, stantie, hanno protestato tutti perché hanno funzioni ovviamente, mansioni non rispettate, quindi vi pregherei l'urgenza su questo, aprire dei tavoli tecnici. Poi colleghi, una quarantina di ex, li chiamiamo ex mobilità, a loro mancano per andare in pensione 10 anni di versamenti, di contributi, e qualcuno è andato in pensione veramente con problemi seri a sopravvivere, quindi un argomento che bisogna affrontare con l'INPS, con chi che sia. Noi siamo pronti ad avere, l'abbiamo sempre suggerito alla precedente amministrazione, un tavolo tecnico serio su tutti questi argomenti, compresi questi 40 colleghi che sono in imbarazzo, sempre a livello economico che si parla. Ci sono stati dei trasferimenti a volte per effetto, per esempio, dell'internalizzazione di trasferimenti, voglio dire, sconsiderati. Io lo dico, qualche direttore di dipartimento ci ha bagnato il pane, si è vendicato su colleghi nostri, li ha presi e li ha buttati via come se fossero spazzatura, senza passare, diciamo, veramente a un confronto con le sigle sindacali. Quindi per il futuro un po' di rispetto per i colleghi. Ancora, non è che i procedimenti disciplinari non si debbano fare, quando è il caso si facciano, ma con questa amministrazione ci sono stati procedimenti che non c'erano dal 1494 ad oggi, quando nacque questo Ateneo. Cioè, dico, ma è normale, uno dimentica a timbrare, mi fa il procedimento disciplinare, io voglio vedere se ha un docente al policlinico, compreso l'ex rettore, gli abbiano mai fatto un procedimento disciplinare se dimentica a timbrare, non credo proprio, a noi li hanno fatti. Quindi valanghe e alluvioni di procedimenti disciplinari, diamoci un contegno serio, cioè qui non siamo lazzaroni delinquenti, qui siamo lavoratori che veniamo a prendere il pane e così via. Altro, ecco, l'ultima cosa, ce ne sarebbero delle altre, però credo che debba tagliarla. Un ritorno quindi a un vero tavolo di trattativa concreto e rispettoso nei nostri confronti. Vi ringrazio. Grazie. Chiamo a parlare il signor Lopresti, durante il suo intervento chiuderò le iscrizioni a parlare. Prego. Io cercherò di stare nei 2 minuti perché, dato il quadro che hanno già, parlando per ottavo credo, mi dovrei inventare qualche altro disastro da sottoporre all'Assemblea e quindi su cui chiedere una soluzione. È chiaro i temi. Volevo approfittare del momento per, innanzitutto non me ne vorranno i candidati rettori, per ringraziare i colleghi che l'1 agosto dimostrano attaccamento all'istituzione, interesse verso quello che ci riguarda come lavoratori dell'Ateneo di Catania, e siete qua presenti ad ascoltare i candidati e quindi il futuro rettore della nostra università, perché questo dimostra che ancora, nonostante il passato, ci crediamo nella nostra istituzione. Di conseguenza... È chiaro che ripetere i temi già trattati ampiamente dai colleghi sul tavolo che non funziona, sui ritardi di 2 anni, sulle
pagamento degli ammonimenti spettanti ai colleghi, sulle risorse che non bastano, su chi più ne ha più ne metta, li hanno detti i CEL, i rapporti con l'azienda sanitaria, perché noi non ci scordiamo, siamo passati attraverso anche la gestione di un ramo di azienda come se fossimo la Fiat, e tantissime altre cose che ci sarà chiaramente caso e opportunità di sviluppare. Io volevo sicuramente fare più che una domanda un'esortazione ai candidati rettori, perché credo che questa sia riassuntiva degli interventi precedenti al mio, quello che a partire dall'architetto Leonardi ad arrivare sicuramente al collega Finocchiaro. Io chiederei al prossimo rettore dell'Università di Catania di essere il rettore dell'Università degli Studi di Catania. I lavoratori di questo Ateneo, molti lavoratori di questo Ateneo, sono stanchi di porsi la domanda la mattina se la maglietta che stanno indossando è quella della squadra giusta. Grazie, sono chiuse le iscrizioni a parlare. Chiamo adesso il signor Lobracco. Lobracco, scienze politiche. Volevo allacciarmi a quello che diceva il collega precedentemente. È fondamentale che il nuovo rettore sia un rettore che si interessa che la macchina amministrativa funziona come si deve, ma tutto l'apparato funziona come si deve. Mi è piaciuto l'esempio che ha fatto il professor Curello del corpo unito. Ed è fondamentale perché in questo modo si evitano gli errori devastanti, soprattutto per il tessuto sociale. Vi dico l'ultimo, un esempio, sarò molto breve. È stato fatto un appalto dal direttore generale per servizi di supporto didattico. Doveva subentrare a quello precedente, che era il porto didattico. Cosa è successo? Si è creato dei servizi incredibili nei confronti della nostra utenza, che sono gli studenti. Non si sa chi deve aprire le strutture, chi deve aprire le biblioteche. A scienza politica abbiamo le biblioteche quasi che sono veramente, stanno, è un servizio devastante, gli studenti che si lamentano. Io mi chiedo, ma come fa un direttore generale a fare un errore di questo genere che calpesta la dignità nel tessuto sociale di Catania? Quindi chiedo a voi di rimediare a questa situazione e mi è piaciuto che tutti voi siete concordi nel dire di rispettare la dignità umana e il tessuto sociale. Grazie. Chiamo il dottore Zimmitti. Buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie ai candidati rettori per aver deciso di mettervi a disposizione dell'Ateneo nonostante il clima che si respiri, ma intendo i 40 gradi oltre che ci sono fuori. Prendo spunto dai vostri interventi, sia quello avvenuto a Torre Biologica sia quello di oggi qui. Sicuramente la prima cosa da fare, lo avete detto in tanti, è quella di creare una sana immagine del nostro Ateneo, ma soprattutto dobbiamo ridare credibilità al nostro Ateneo. Lo dovete a voi stessi, lo dovete ai ricercatori, lo dovete al personale tecnico amministrativo, ma soprattutto lo dovete e lo dobbiamo tutti agli studenti e alle famiglie degli studenti che investono soldi per far studiare i loro figli nel nostro Ateneo. I genitori ci affidano la cosa più cara che hanno, il loro tesoro, e si aspettano da noi non solo una formazione professionale sul piano scientifico, ingegneristico, linguistico, giuridico, si aspettano da questa istituzione accademica che noi trasmettiamo, che voi docenti trasmettete a loro, dei sani principi morali e sociali, perché i nostri figli sono il futuro di questo Ateneo, della nostra società. Quello che facciamo noi oggi non lo facciamo per noi, lo lasciamo in eredità ai nostri figli. L'altra cosa da fare sicuramente, come è stato anche più volte detto, è di puntare sulle competenze e sulle professionalità interne al nostro Ateneo. Solo così possiamo parlare di benessere. Senza benessere, diciamocelo chiaramente, non si va da nessuna parte.
tanto nel settore privato quanto e soprattutto in una pubblica amministrazione. E c'è un malessere generale nell'Ateneo, è inutile negarlo. Quindi bisogna ristabilire, riformare un benessere organizzativo a qualunque livello. Dovete quindi investire sul personale, sulla crescita delle competenze, dovete stimolarlo sempre più a fare sempre bene e sempre meglio, a metterci la testa e il cuore in quello che facciamo ogni giorno, perché ho detto lo lasciamo in eredità ai nostri figli, non lo facciamo solo per noi. Perché altrimenti come possiamo pensare di aumentare le performance del nostro Ateneo, quelle che l'ANVUR, che l'ANAC ci chiede ogni anno? Dobbiamo rendicontare allo Stato quello che facciamo. E non ci vogliono solo soldi per farlo, ci vogliono anche mezzi, strumenti. Qualche strumento banale, per esempio l'Autorità Nazionale Anticorruzione ce lo dà, che è quello della rotazione. La rotazione negli incarichi di responsabilità non è solo un modo per prevenire la corruzione all'interno della pubblica amministrazione, ma un modo per responsabilità delle persone, per farle crescere, perché se pensiamo di mettere sempre le stesse persone a ricoprire gli stessi incarichi, ma come possiamo cambiare mai in Ateneo? Ed infine l'altro giorno il professore Priolo, nel parlare della scuola superiore, diceva che è una scuola fatta di eccellenza, ma soprattutto, uso le sue parole, una scuola del merito. Bene, io non voglio solo una scuola superiore, io vorrei un Ateneo superiore, un Ateneo il cui merito e chi porta risultati sia realmente premiato. Solo così possiamo scalare la classifica degli Atenei italiani, solo così possiamo portare risultati evidenti sul piano nazionale, ma soprattutto solo così possiamo avere quel riscatto di orgoglio di cui alcuni di voi parlavano, per ridare credibilità al nostro territorio e a noi stessi. Grazie. Grazie, la dottoressa Barbagallo. Sì, grazie, sono Valentina Barbagallo, sono la responsabile dell'ufficio progetto del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, il mio è un intervento quasi di nicchia perché nel mio piccolo rappresento i colleghi dell'ufficio progetto, quindi un numero tutto sommato ristretto rispetto a chi ha parlato in rappresentanza della maggior parte di noi. Ciò non di meno, avendo già concordato un piccolo intervento, ci tengo comunque ad esporre quelle che sono in realtà delle esigenze, delle occasioni di riflessione che in buona parte peraltro sono state toccate da tutti i candidati rettore. Intanto parto da un punto di partenza, sarò breve, che è anche un motivo di orgoglio, ovvero il fatto che l'ufficio progetto nelle sue articolazioni dipartimentali è già un corpus che esiste attraverso un'interlocuzione costante e sinergica, attraverso una poco istituzionale ma efficiente chat di WhatsApp. Questo è un punto di partenza interessante perché ci tengo a sottolineare, non funziona per lamentarsi ma per cercare solo soluzioni condivise al netto di quelle che poi sono le specificità disciplinari che chiaramente poi contraddistinguono il nostro lavoro nei dipartimenti. E quello che però ci manca, l'avete già detto, io a questo punto non posso che ribadirlo e ringraziarvi, è un coordinamento con gli uffici centrali che ci consentirebbe chiaramente, pur mantenendo la nostra chat, che è anche una cosa, se vogliamo, anche gradevole, la possibilità invece di sederci a un tavolo e riflettere in maniera condivisa, mettendo anche a disposizione quelle che sono le esperienze che abbiamo comunque maturato in questi anni. Il secondo punto, la seconda esigenza che vi voglio rappresentare, è un'esigenza molto pratica, la rappresento a nome degli uffici progetto, ma sono abbastanza sicura che colleghi di altri uffici condivideranno con noi l'impossibilità di lavorare ricoprendo ruoli, incarichi, attività spesso assolutamente distanti l'uno dall'altro. Parlo del mio caso, che forse è quello più facile: io sono responsabile dell'ufficio progetto e poi sono incardinata nell'area didattica e mi occupo di mobilità internazionale. È facile, lo ammetto, sono ambiti che in qualche modo, anzi continuamente dialogano e quindi tutto sommato si può fare. Ma ci sono colleghi che invece sono al contempo responsabili dell'ufficio progetto, vice responsabili dell'area degli uffici finanziari, vice responsabili dei servizi amministrativi. È un delirio perché non ci consente di fare un lavoro in maniera organica e continuativa. È un delirio perché, lo dico parlando dell'area attività progettuale alla quale avete dedicato tanta attenzione nelle vostre parole, nei vostri programmi, la progettazione, se deve essere fatta non in maniera
amministrativa, nel senso di compilazione di carte, ma deve essere ragionata, e tanti colleghi in Ateneo sono in grado di fare questo supporto che avete tutti inserito all'interno dei vostri programmi. Ecco, richiede anche un attimo di concentrazione proprio in termini mentali, quindi dover interrompere la lettura di un progetto magari scritto in inglese per doversi dedicare a una cosa che non c'entra niente, vi posso garantire che non aiuta nessuno. Il terzo punto era scusate, avevo appuntato un po' di cose. Ah sì, il terzo punto era una proposta in realtà, anche questa condivisa, anzi sottolineo anche il fatto che l'esistenza di questo gruppo informale secondo me è anche un vantaggio che noi vi offriamo, un'opportunità che già esiste, che quindi se vorrete che il lettore vorrà cogliere è già pronta, diciamo, all'uso. Dicevo, la possibilità di immaginare un percorso di formazione sicuramente fondamentali per tutti, formazione anche linguistica, perché gli addetti agli uffici progetto non possono non parlare almeno una lingua in maniera direi superiore alla soglia della dignità, perché poi l'interlocuzione non è solo nella scrittura della mail, ma è nella redazione dei progetti, nella lettura, nel confronto con le istituzioni comunitarie e così via. Ciò non di meno esistono anche delle esigenze specifiche di formazione all'interno dei dipartimenti, quindi ci siamo immaginati che si potrebbe anche configurare un bonus, chiamiamolo così, di formazione da dare dedicato ai dipartimenti, che possono scegliere come attivare percorsi di formazione specifica attraverso la partecipazione a giornate informative piuttosto che a seminari, che sono poi lì sì mirati, perché poi la disciplinarità dei settori non si può trascurare. E chiudo, insomma, era tutto qua. Vi ringrazio e ben proseguito. Grazie. Il signor Messina. Ok, scusate, magari la telecamera non mi vede, ma vi perdete poco, io invece voglio vedere loro. Tra voi cinque certamente c'è il rettore, il prossimo rettore, con il suo programma. Devo dire la verità, ascoltandovi più o meno tutti i programmi per la parte relativa agli amministrativi, prevedono tantissime cose. Volevo fare una battuta che non farò, ma la battuta la faccio lo stesso, è che quella manca soltanto un gratta e vinci ad ognuno di noi per avere l'opportunità anche di diventare ricchi. Ma la verità è questa, io non ho domande, io vi voglio fare invece un'altra cosa, una proposta. Io sono RSU d'Ateneo. Siccome nel corso dei 20 anni, da precario prima, da poco tempo a tempo indeterminato in questo Ateneo, ho visto tantissimi rettori, ormai tantissimi, 4 mi pare, comunque tanti, tutti con ottimi programmi. E anche sul discorso di far pesare di più il voto degli amministrativi, dal punto di vista della dignità del lavoratore, della presenza in Ateneo, certamente, e questo fa la differenza, perché molti sono scontenti per due motivi, oltre a questi. Pesiamo pochissimo, e non capisco il perché, anche perché esprimiamo qualità e legalità, pesiamo pochissimo, e poi soprattutto la cosa che voglio far pesare è questo invece. Occorre che ci sia, ma sul serio, una commissione che ogni anno, ovviamente non a Natale per il panettone o a Ferragosto per farsi gli auguri, col costume addosso, che ogni anno si riunisca e che scandisca gli impegni che il rettore per quell'anno ha mantenuto per il personale. Questo occorre, perché sì, l'aumento del peso, del voto, ma tanto vi rivedremo fra 6 anni. Fra 6 anni ci sarà il rettore eletto che ci saluterà, e se ha fatto, ha fatto, e se non ha fatto è la stessa cosa. Invece ogni anno occorre che una commissione si riunisca, formata dal rettore che deve trovare il tempo per il personale amministrativo anche fuori dalla campagna elettorale, e ad esempio la RSU, che è trasversale rispetto a tutte le organizzazioni sindacali e che soprattutto è rappresentativa del voto espresso attraverso il consenso dei colleghi amministrativi, ogni anno ha reso conto di ciò che si fa, non di quello che si potrebbe fare, perché quando alla fine dell'anno il rettore non mantiene gli impegni è giusto che si dica, e non dopo 6 anni presentarsi a conclusione dicendo io volevo ma non potevo. Cose reali,
non fantastiche, cose fantastiche, e fattibili, fattibili. E questo va fatto da subito, entro il primo anno. Io la domanda, ecco, ve la faccio, entro il primo anno, chi di voi cinque verrà eletto rettore, cosa farà per il personale? Entro il primo anno, e questo deve essere l'impegno con una commissione per ogni singolo anno. Non ho altre domande, perché voi per primi, ancora più dei miei colleghi, avete fatto un ragionamento sul personale, nessuno può dire nulla oggi, io mi auguro di non poterlo dire alla fine del vostro percorso. Un'ultima cosa relativa al delegato del rettore. Poco fa il professore Cariola, che è giurista, parlava in termini giuridici, giustamente, di ciò che doveva essere fatto e che non è stato fatto, perché lo prevede il contratto. Noi abbiamo avuto un ottimo delegato del rettore che è giurista. Glielo chieda alla professoressa giurista. Io credo che prima ancora di pensare dal punto di vista giuridico, occorre che a fare il delegato del rettore sia uno che abbia il pieno mandato, pieno e assoluto da parte del rettore, e la mente elastica. La mente elastica, perché spesso il limite di chi è avvocato, o comunque di chi è giurista, è proprio quello. Non ha la mente elastica. Ho chiuso, grazie. Grazie, il signor Catania. Tony Catania, settore carriera e studenti, area della didattica. Alcune cose, fortunatamente, i colleghi che già mi hanno preceduto hanno già detto molto, però in questo momento desideravo ringraziare chi è che si sta candidando alla carica di rettore, perché secondo me è il meglio che in questo momento poteva esprimere il nostro Ateneo. Due ex candidati, due direttori di dipartimento, un valido giurista come il professor Cariola. Però permettetemi di ribadire una cosa: se l'1 di agosto c'è tutto questo personale presente a questa assemblea e tutti questi interventi da parte di tutti i colleghi, è meritevole, ma più che meritevole, della vostra attenzione futura. Io torno su alcune cose, cerco di essere più sintetico possibile. Quello che già è stato chiesto e detto dai miei colleghi lo ribadisco: progressione economica orizzontale. In un tempo determinato, a regime, nella mia idea, nella nostra idea, è per tutto il personale, non è per una parte seppur minima del personale. Poi possiamo stabilire un biennio, un triennio al massimo, e la mettiamo a regime. Questa è la nostra richiesta. Contrattazione 18 e 19 ancora ferma. Spero che sin da subito venga sbloccata da parte del nuovo rettore. No, è quella luce, l'ho visto già da prima, mi posso mettere là. No, già abbiamo dato noi, mi metto io davanti, così, va bene? Così copro. Ok, però non posso stare tutto il tempo, eh? Allora, quindi quello che dicevo stamattina nell'incontro con il professore Barbagallo è che hanno già detto i colleghi, 80%, vero, siamo quasi al limite, quasi lo stiamo superando, però non ne possono pagare sempre e comunque le conseguenze al personale dipendente, anche perché di questo 80% il 70% va per spese dei docenti. Non possiamo sempre e comunque rimandare quello che è dovuto al personale tecnico-amministrativo e far sì che i docenti, come se questo problema non esistesse. Vi faccio un esempio banalissimo legato a questo. Allora, si è fatta una cosa positiva, una convenzione con la metro per tutti gli studenti, 42.000. Poi mi si deve spiegare se lo studente tipo di Ragusa, di Siracusa o tutti i fuoricorso che abbiamo ne usufruirà mai, ma questo è un altro discorso. Al personale tecnico amministrativo è stato chiesto una soglia minima di 300 persone, cosa che non si è raggiunta giustamente. Non si è pensato di fare in quel pacchetto questa richiesta, che era una cosa normalissima, io dico, senza mettere nessun soglia limite.
Altra e ultima cosa, e chiudo realmente, sistema Smart Edu, piattaforma nuova, ha azzerato 20 anni di professionalità di tutti noi. Cosa si vuol fare? Si vuol continuare a mantenerlo o si vuole abrogare? In definitiva, nei primi 60 giorni il prossimo rettore cosa penserà di fare per il personale tecnico amministrativo? Grazie. Grazie a tutti gli intervenuti. Adesso i candidati avrebbero 5 minuti ciascuno per rispondere a cosa? Non alle singole domande, mi aspetto, ma insomma nell'ordine con cui hanno presentato i propri programmi. Comincio con l'invitare il professore Purrello e allerterò ogni candidato un minuto prima dei 5. Il gelato, per favore. Forse ce la facciamo, dai. Allora, onestamente devo dire che sposo uno degli interventi e avevo preso degli appunti prima. Cioè, se noi cercavamo veramente una risposta alla solidità dell'Ateneo, se noi cercavamo una risposta all'attaccamento all'Ateneo, questa assemblea di oggi è di sicuro una risposta fortissima, anche perché che io così penso a naso, questa è l'assemblea più partecipata tra quelle che io ho fatto, quindi grazie. E non è una tanto per chiedervi, tanto per dire, questo è un fatto concreto. Ok, ce la facciamo. Le domande sono tantissime, tutte estremamente sentite, tutte estremamente partecipate, e devo dirvi, vi confesso che percepivo un disagio, ma dal dipartimento in dipartimento non pensavo fosse così forte. Questo mi mette direttamente nelle condizioni di dire che la risposta più immediata deve essere un tavolo, deve essere un tavolo con i sindacati, deve essere un tavolo con i vostri rappresentanti, perché i problemi sono tanti e bisogna essere empatici, bisogna essere inclusivi, bisogna capire realmente come muoversi e come muoversi insieme, perché bisogna evitare i distacchi tra la base e i vertici, ma dove i vertici non sono solamente i rettori, i vertici sono tutte le persone che hanno responsabilità. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è chiaramente qualcosa, no, ma l'ho confessato, in dipartimento, nel mio dipartimento questo disagio non si vive. Io posso aver ricevuto, ma gli interventi di oggi, vi confesso con molta onestà, potete dire sì, lo so benissimo, percepivo, sapevo, no, non così forte. Quindi bisogna realmente, tra virgolette, azzerare una situazione, ripartire, sì, qui voltare pagina. Noi siamo tutti fieri di essere Università di Catania, siamo tutte persone etiche che lavoriamo tanto, ma da questo punto di vista bisogna realmente ripartire, e ripartire di sicuro con un tavolo tecnico. D'accordissimo con l'intervento del dottor Messina, e io direi che non solo ci vuole, sì, l'inizio alla fine, perché non solo ci vuole, questa è trasparenza. Quello che lei chiede è trasparenza. Allora, io non dico soltanto un'assemblea, ma si può fare proprio un monitoraggio su internet. Cioè, c'è un cruscotto e allora benissimo, oggi abbiamo risolto questo, domani abbiamo risolto questo, perché poi in fondo la performance è questa, è controllare che ci sia un monitoraggio continuo e che ci sia un progresso su queste cose. Siamo fermi da troppo tempo, è inutile che rispondo a tutte le singole domande, siamo fermi. E questo oggi l'ho percepito in maniera, lasciatemi dire, non esagero, drammatica. Non mi piacciono gli aggettivi altisonanti, ma è drammatica, perché alcuni interventi sono stati assolutamente personali e sentiti. Quindi su questo non si può e non si deve andare in deroga ulteriormente. Una domanda mi è stata fatta diretta per quanto riguarda il problema dei punti organico dell'80%. Allora, scusate,
È molto importante che noi teniamo conto che questo problema dell'80% è legato al fatto che l'FFO è in continua diminuzione. Quindi l'aumento è legato al fatto che in realtà noi abbiamo una forbice fra quota premiale e quota invece, diciamo, quella che serve ai servizi, che è sempre a sfavore della quota servizi, che va a diminuire mentre aumenta la quota premiale, dove noi peschiamo poco. Allora, questo è gravissimo, perché questo ci mette nelle condizioni di, non solo di non poter programmare, ma addirittura di litigare. Allora, questo, una divisione tra il personale tecnico e amministrativo è insostenibile. Si possono chiedere gli anticipi. Si possono chiedere gli anticipi. So benissimo a cosa sono legate quelle voci. So benissimo. E sono le voci che noi come CUN e che io come rettore direi non le accetto. Qua c'è la mia solvibilità, per cortesia andiamo avanti. Internalizzazione. Abbiamo avuto i conti in mano, 600.000 euro. Dove ci sono le competenze? Noi dobbiamo far valere le nostre competenze. È come se qualcuno mi dicesse, sai che ti dico, ora viene il professore di Harvard e insegna qua. Ma io mi secco, ma io mi indispongo. Non ho bisogno di esternalizzare le cose che noi sappiamo fare e sappiamo fare anche bene. Chiaramente... Non funziona, e non facciamo dietrologie perché c'è questo, perché non c'è questo, perché insomma non deve più andare avanti. L'immagine uscirà fuori da queste cose, dal fatto che noi abbiamo regole chiare e trasparenti, anche per il PEO e per... Dobbiamo rivedere i meccanismi per PEO e PEV, bisogna rivederli, bisogna capire se per caso non bisogna cambiare il meccanismo con cui si va avanti. Probabilmente è così, ma anche qui è solo il tavolo di concertazione. Il rettore ha sensibilità di docente, fatemelo dire in maniera chiara, deve imparare, deve essere empatico e prendere anche coscienza del disagio che voi vivete. Non ho vissuto nessun intervento come questi forti, non c'è mai stata tanta partecipazione per i docenti. Mi dispiace di non poter rispondere ulteriormente, sono disponibilissimo qui tutta l'estate. Chiunque mi vuole contattare, se vogliamo rivederci negli uffici, con domande anche difficili, perché le domande devono essere difficili, perché il compito è difficile e non ci possiamo accontentare delle parole. Passo a questo punto la mano. Ringrazio il professore Purrello e do la parola al professore Priolo. Grazie. Grazie davvero a tutte e a tutti per i moltissimi stimoli che danno davvero contezza di quanto vivo è questo Ateneo e quanto voglia reagire. E allora andrò mettendo insieme tante domande, e il punto centrale è diritti. Tutti abbiamo parlato delle stabilizzazioni, ma stabilizzazioni, concludendo, ripeto, le liste del 2010, scorrendo quelle del 2018, affrontando anche tutti quelli che sono fuori lista come tempo determinato, le progressioni orizzontali, verticali, con cadenza precisa, non una tantum, con una tempistica che è conosciuta ed è conosciuta a priori, e poi la consultazione e contrattazione con le organizzazioni sindacali, il tavolo di confronto che deve partire subito per gli scatti e le indennità. Mondo dei sogni? Ebbene, io innanzitutto devo dire che sono assolutamente d'accordo, gli impegni devono essere mantenuti e non dopo 6 anni. Ci vogliono dei punti di controllo e dei punti di controllo annuali insieme, concordo totalmente. È una mia promessa, se doveste volere che io sia il vostro rettore. Ma un punto importante è giudicarci anche per quello che abbiamo fatto, per quanto abbiamo portato avanti le promesse in passato. E parlo per esempio di BRIT con questi 22 milioni, il professore Cariola giustamente parlava di BRIT, io ho lasciato BRIT dopo aver portato 22 milioni a questo Ateneo 6 anni fa, mi sono dimesso per prendere un altro impegno, e il volo di BRIT necessita una struttura amministrativa indipendente, necessita dei fondi ad hoc, e questi sono necessari per diventare uguali agli standard internazionali. E ancora, la Scuola Superiore di Catania, quello che si è fatto e quello che è sotto gli occhi di tutti è perché si è fatto squadra. Si è fatto squadra docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. Ed è stata ed è una scuola del merito,
una scuola per la valorizzazione delle competenze. Questo va trasferito a tutto l'Ateneo, assolutamente a tutto l'Ateneo, merito e valorizzazione delle competenze. Ancora una volta, stessa cosa per il Dipartimento di Fisica e Astronomia. Chiedete quello che è stato fatto, ma chiedete al personale tecnico-amministrativo con cui ho interagito, perché ho interagito con molti di voi, perché penso che questo sia il punto centrale. Impegni mantenuti. Qual è la strategia? Il compito è complesso. Qui non stiamo a dare sogni, il compito è chiaramente complesso, ma bisogna ricertificare il fondo, bisogna ottenere quei punti organico-virtuali previsti dalla legge, li dobbiamo avere. E poi ci vuole una ricontrattazione col Ministero. Ricontrattazione col Ministero per tante cose, perché punti organico ne possiamo avere di più. FFO, possiamo avere un FFO maggiore, per un motivo molto semplice: c'è una valutazione meritocratica truccata tra le università, ed è una valutazione meritocratica truccata che mette in difficoltà il Sud, che mette in difficoltà le università meridionali. Questo mi è molto chiaro e questo va portato avanti a livello di Ministero e a livello di ANVUR. Io conosco bene il direttivo dell'ANVUR, conosco le persone perché le conosco da tantissimo tempo, e lì ci vuole una contrattazione, va messo in evidenza che c'è un trucco. Ci sono anche altre strategie, un lavoro con la regione opportuno, perché un modello come quello dell'Università di Trento si possa applicare anche alla Sicilia, e questo è fondamentale. I lettori hanno la loro specificità, e parlo col dottore Finocchiaro, questa specificità va valorizzata, vanno chiusi i contenziosi e va valorizzata la specificità di ruolo. E allora io vedo che il mio tempo è concluso e mi scuso per non aver potuto rispondere a tutti, ma vorrei concludere con una cosa. Si è parlato degli ultimi 10 anni, 10 anni di conflitti, non stiamo parlando degli ultimi mesi. Bene, dobbiamo mettere, secondo me, una pietra tombale su questi conflitti. Dobbiamo ripartire dalle competenze. Non ci sono appartenenze, ma solo competenze. Partire da una rivoluzione etica. Io ho avuto veramente il piacere di collaborare con l'architetto Leonardi, ho avuto il piacere di apprezzarne la professionalità, l'altissima professionalità, e mi va di dirlo forte. Bisogna rivalorizzare le competenze presenti in questo Ateneo, e sono davvero, davvero tante. Grazie, grazie per essere qui il 1° agosto. Grazie, ringraziamo il professore Priolo, do la parola al professore Barbagallo. Grazie, anche io prendo atto e ho il massimo rispetto per questo disagio che oggi si è manifestato. E anche io non ho avuto contezza in modo perfetto di questa situazione, e certamente i problemi sono gravi. Qualcuno ha detto: perché votare? Giusto, me ne rendo conto. Allo stesso modo si potrebbe dire: ma perché vi presentate? Cioè, in una situazione di questo tipo, qual è l'obiettivo che noi dobbiamo, per cui noi ci dobbiamo spendere, diciamo, intanto con una campagna elettorale sicuramente impegnativa, improvvisa, con tanti problemi sul tappeto? Ecco, io credo che voi dovete, secondo me, votare per lo stesso motivo per cui noi abbiamo dato questa disponibilità, perché dobbiamo dare un rettore secondo appunto le scelte che l'elettorato farà. Ma io non voglio girare attorno, diciamo, al problema principale. Allora, il problema principale toccato è quello relativo ai punti organico, come distribuirli, e al bilancio. Sono questi i due temi fondamentali. E certo non c'è la soluzione per tutto, sarebbe estremamente semplice dire prendiamo un gratta e vinci e ci mettiamo i soldi. Però ci sono due azioni, secondo me, concrete, due linee direttrici, fermo restando che chi sarà il rettore dovrà mettere le mani un po' meglio nei conti, vedere un po' meglio le carte rispetto a tutte le informazioni che abbiamo. C'è una direttrice esterna e una direttrice interna. Cioè, io credo che da un punto di vista dell'esterno condivido il fatto che bisogna aumentare le entrate,
I criteri con cui è stato ripartito l'FFO sono criteri penalizzanti per gli Atenei del Sud, e c'è un elemento penalizzante che diciamo deve far riflettere e deve consentire di fare un'azione efficace presso il Ministero, e cioè che le entrate per le tasse degli studenti nella nostra Sicilia, nella nostra Catania, sono sensibilmente inferiori rispetto al resto del paese, perché c'è un collegamento diretto tra il reddito della popolazione e il pagamento delle tasse. Questo elemento di specificità è un elemento che va, come dire, prospettato in maniera incisiva. Certo, si parla di autonomia delle regioni, si parla di tutto il resto, però voglio dire, c'è il rischio che le università povere restino sempre più povere e quelle ricche diventino sempre più ricche. Allora, questo elemento esterno, poco fa diceva il collega, ci dobbiamo far valere, sono assolutamente d'accordo, ma in maniera incisiva, e il rettore deve essere libero di sostenere unicamente le tesi dell'università, senza avere altri obiettivi, senza pensare a dopo o senza pensare che dopo ci possa essere qualcosa. Deve rappresentare le istanze dell'Ateneo, le istanze della Sicilia, delle università siciliane, le istanze dell'Università di Catania. Quindi dobbiamo aumentare le entrate in maniera assoluta, è l'obiettivo esterno che dobbiamo prefigurarci. Poi, se mi consentite, c'è un obiettivo interno, e l'obiettivo interno, secondo me, del rettore si può sintetizzare in una sola parola: equità. Equità, cioè sostanzialmente, se ci sono premi bisogna darli a tutti, se ci sono sofferenze bisogna ripartirle tra tutti. Sì, grazie. Vado rapidamente alla conclusione. Perché io credo che quando si devono fare dei sacrifici, se i sacrifici sono ripartiti tra tutti, diciamo, si possono accettare meglio. Io spero che non se ne debbano fare sacrifici. Io spero che la linea esterna, come dire, abbia successo, che ci sia una maggiore incisività per il recupero, diciamo, di risorse finanziarie che consentirebbero di dare una soluzione ai problemi che voi avete evidenziato. Sicuramente tavolo di concertazione, questa è la prima cosa. Mi pare che in una situazione di questo tipo non possiamo fare a meno dei sindacati, dell'apporto di tutti, di una concertazione in tavoli specifici. Chiunque sarà il rettore, dico, dovrà prendere in esame, diciamo, dati un pochino più certi rispetto a quelli che, se mi consentite, in questo momento abbiamo. Ecco, io credo che anche la programmazione annuale, la rendicontazione delle cose, abbiamo una serie di, come dire, strumenti affinché ci sia trasparenza in Ateneo, e non credo che sia comunque questo il problema. Il problema è quello di fare delle scelte che siano delle scelte consapevoli. Io mi auguro che, al di là, appunto, ci sarà un rettore, siamo in cinque, ci sarà un rettore. Io sono certo, anzi non mi auguro, sono certo che chiunque sarà il rettore prenderà in seria considerazione le problematiche che oggi sono emerse in tutta appunto la concretezza che voi avete saputo dimostrare, e io spero che assieme poi potremo dare delle, come dire, delle soluzioni che siano soddisfacenti. Grazie. Grazie al professore Barbagallo. Do la parola al professore Cariola. Grazie. È un po' difficile riprendere la parola, perché voi oggi avete dato una bella e dura lezione a tutti noi. Una bella e dura lezione di attaccamento, di passione. Avete parlato di cose concrete e giustamente ci avete sfidato. Molti interventi hanno fatto riferimento alla necessità di mantenere e tutelare la dignità del lavoro.
La dignità del lavoro è quello che caratterizza la nostra persona, quello che ci fa vivere, ci tiene attaccata alle nostre famiglie e al nostro territorio, è quello che ci fa stare in piedi, perché se non avessimo dignità inevitabilmente non avremmo nemmeno la forza di stare in piedi e di alzarci la mattina. Ci avete detto che il rettore, chiunque sarà tra noi cinque, deve essere una persona forte ed autorevole, contemporaneamente un protagonista di questo territorio, ma uno che non sia succube dei più vari interessi, da quelli della politica a quello di alcuni imprenditori, a quello di alcune forze o a quello di alcuni, appunto, di alcuni interessi. E ce l'avete appunto detto voi. Ci avete detto che il nuovo rettore deve essere un soggetto che assicuri la democrazia e che non si sottragga al peso della responsabilità. Il nuovo rettore non può non provocare tutte le occasioni di confronto, venire qui tra un anno o in altri luoghi a ridiscutere di quello che è stato fatto, dei problemi che nel frattempo saranno emersi e ricercare assieme soluzioni. Ci avete detto che il nuovo rettore deve mettere assieme competenze diverse, non solo quelle giuridiche, visto che io sono un giurista, non solo quelle di ricercatore, ma anche quelle di un manager, perché deve andarsi a cercare le risorse, sviluppare una capacità dell'intero Ateneo di andarsi a cercare le risorse, e deve essere un soggetto che soprattutto è espressione e contemporaneamente crea consenso, garantisce il consenso. Poco fa dicevo che il rettore è un soggetto di garanzia, questo non lo dobbiamo dimenticare. Non solo l'università deve essere una struttura trasparente, espressione ovviamente da noi tutti abusata, il rettore deve avere la porta aperta nei confronti di chi solleva problemi, nei confronti di chi alza la mano per dire c'è questa esigenza. Che cosa farà il prossimo rettore nei primi 60 giorni o nel primo mese? Il prossimo rettore dovrà necessariamente farsi aiutare da quello che qualcuno ha definito un delegato per occuparsi della contrattazione decentrata, per occuparsi dei problemi del personale, per ripristinare la legalità nei rapporti e nelle relazioni sindacali. Però ho detto farsi aiutare. Il prossimo rettore ci dovrà mettere la faccia personalmente, non un delegato forte, espressione che qualcuno ha utilizzato. Il prossimo rettore dovrà essere personalmente coinvolto, così come ora siamo noi cinque che stiamo chiedendo il voto. Nei tavoli tecnici auspicati da voi ci deve essere il rettore. Nelle vicende relative alla delegazione di parte pubblica, che pure secondo la legge sono fatte dal direttore generale, la delegazione di parte pubblica deve essere ispirata, deve rispondere al rettore, perché è il rettore e sono i candidati rettori che in questo momento stanno chiedendo il voto e stanno impegnando in prima persona. Voi queste persone conoscete, tra uno di noi dovete scegliere nelle prossime date elettorali. Il prossimo rettore deve decidere la questione relativa alla direzione generale di questo Ateneo.
che è il tema che non è stato trattato ma che rimane, per così dire, sullo sfondo. Dicevo poco fa, il rettore non è un giurista, non è un economista, non è uno scienziato, è contemporaneamente tutte queste cose, ma il direttore generale è quello che assicura razionalità ed efficienza a questa struttura. E poi dal direttore generale ci sono i rapporti con i dirigenti, ci sono i rapporti con le elevate professionalità, ci sono i rapporti con ognuno di voi che vive nelle strutture centrali e nelle strutture dipartimentali, nei centri di ricerca e così via. Il prossimo rettore a tutto questo deve tenere attenzione, a tutto questo deve lavorare, e non nei primi 60 o 100 giorni, ma dall'indomani della sua elezione. Grazie professore Cariola, la parola al professore Calabrese. Vi ringrazio ancora per essere qui, perché dopo questa fertile incontro in cui sono stati affrontati tanti aspetti importanti della qualità della vita, della qualità del prodotto che voi giorno dopo giorno costruite nell'interesse dell'università e dei docenti e degli studenti, io mi sento più ricco perché io già per un'esperienza vissuta in prima linea che mi ha portato ad apprezzarvi, a capire quando siete importanti per me, ho capito che bisogna partire da voi, e questo l'ho detto sì dall'inizio, però ne sono ancora più convinto, e sono veramente felice che tutti gli altri miei colleghi sono partiti da quello che io voglio fare il primo giorno, e l'ho detto chiaramente: tavolo di contrattazione con le forze sociali per innestare i processi virtuosi senza i quali non andiamo da nessuna parte. E quindi, architetto Leonardi, la ringrazio per aver messo a fuoco i punti fondamentali riguardanti il tavolo tecnico di contrattazione, ripartire con le stabilizzazioni, ricontrattazione a livello ministeriale per quanto riguarda i processi di valutazione meritocratica. L'Università di Catania è un'università che insiste nel meridione, quindi ha oneri e onori. Allora, se c'è una politica nazionale che insiste nel promuovere start-up, innovazione, considerando l'importanza dell'obiettivo zero, questo significa che anche il motore centrale che sta alla base di queste articolazioni dello sviluppo deve anche soggiacere a questo tipo di considerazione in una politica di sviluppo generale del nostro Paese, e come rettore uno deve fare valere questo nelle sedi opportune. Ovviamente anche la Regione, non subire i capricci e i piaceri e i non piaceri della Regione come forza politica, ma invece determinarne e condizionarne quelle che poi sono le scelte che inevitabilmente colpiscono o favoriscono, a seconda dei casi, sia il territorio che le istituzioni che nel territorio traggono le proprie radici. Criteri di ripartizione dell'FFO, sia a livello ministeriale che a livello intrauniversitario, devono essere strumenti fondamentali per ridare dignità a un personale che è il tessuto connettivo di ogni ripresa della nostra istituzione. E dottore Ligresti, sono d'accordo, quindi di nuovo progetto di edilizia, contrattazioni sindacali, istituendo una valutazione settimanale di quelli che sono i risultati ottenuti in base alle previsioni, miglioramento dei servizi. E ringrazio il caro Giorgio, il dottore Nicotra, per avere fatto il punto su un aspetto fondamentale, la dignità. La dignità è il punto di arrivo di un atteggiamento propositivo che si allontani dal retaggio consumato e controproduttivo della penalità, della penalizzazione. Non c'è spazio per penalizzare, non c'è spazio per esasperare i processi disciplinari che fanno il male di tutti. Bisogna evitare che si arrivi a certe situazioni
spingendo l'acceleratore del merito e della gratificazione. Signora D'Antona, io la ringrazio perché ha fatto il punto coniugando malessere con la carie delle esternalizzazioni. Vanno eliminate, bisogna tesaurizzare quello che abbiamo di buono e dobbiamo metterlo in condizione di esprimere il massimo. Miglioramento economico di 500 euro sin dal primo giorno, tavolo tecnico, trasferimento del personale, esige rispetto. Se non c'è rispetto, non c'è posto né per docenti, né per personale amministrativo, né per dirigenti, né per direttore generale. E se la squadra non vince, bisogna fare ordine e eventualmente cambiare allenatore. La maglietta è molto importante, lo presti, perché l'immagine dell'ateneo è il punto centrale di ogni azione di rilancio per essere un ateneo competitivo. Benessere, ristabilendo il benessere organizzativo, investendo sul personale, il primo gradino di qualunque tentativo di salita in alto. Non posso arrivare in alto senza prendere spunto dalla base. E per quanto riguarda Zimmitti, la ringrazio tanto, come sempre, del suo fertile contributo. Ti ringrazio. Tu hai fatto il punto sulla scuola superiore, il BRIT. Ebbene, la scuola superiore è stata data da una mente organizzativa che aveva la responsabilità di guidare l'ateneo. Ha deciso di darla a un candidato, o il candidato ha vinto un progetto che poi è andato a male. Uno, il BRIT è un'altra bella idea rovinata da un esperimento cattivo. Quando c'è un progetto è molto ambizioso, bisogna già stabilire se piove, bisogna mettere alla Ferrari le gomme adatte a bagnato, altrimenti non si vince il primato che si vuole raggiungere. Mi dispiace, è così. L'ufficio progetto Barbagallo, bonus del dipartimento, sì. Per quanto riguarda Messina, entro il primo anno, una commissione che valuti gli impegni presi e i risultati raggiunti è fondamentale se vogliamo lavorare con la trasparenza e l'entusiasmo che sappiamo è alla base del nostro spirito di appartenenza. Noi ci crediamo in questo, tutti, e in questo siamo uguali, rettore, docenti, personale tecnico e amministrativo. Ci sentiamo orgogliosi, dobbiamo solo essere in grado di esprimere al massimo questa indole che ci siamo costruite con tanti anni di amore e di passione per il lavoro che facciamo. Quindi, parole chiave: stabilizzazione, aumento del salario attraverso lo strumento del salario accessorio, processi informatici, tavolo di concertazione, controlli settimanali assegnati. E per ultimo, io non capisco perché dobbiamo avere questa feeling di essere succubi del comune. Il rettorato, ma non può appartenere una volta per tutte solo al rettorato. Ho chiamato due minuti fa il mio amico di Messina, il rettore Cuzzo Crea, e mi ha risposto subito che il rettorato, che è una cosa bellissima anche quella di Messina, quello di Catania non è da meno, appartiene all'Università di Messina. E con questo vi abbraccio con molto affetto. Ringrazio innanzitutto tutti i cinque candidati, ma soprattutto tutti quanti voi che con le vostre istanze, in certi casi presentate anche con calore, avete arricchito e robustito il dibattito e forse fatto venire anche un po' di paura a questi candidati, paura di quella sana, diciamo. Grazie, dichiaro chiusa l'assemblea.